Buon pomeriggio, benvenuti a tutti. Oggi concludiamo il percorso Alter Ego del Web, un laboratorio inaugurale dell'Associazione Soccorso Legale, un laboratorio che ci ha permesso di quantomeno accostarci alle numerose insidie del web. Probabilmente non sono state trattate in maniera analitica tutte, perché ci sarebbe stato bisogno di un corso molto più denso di ore. E, l'Associazione Soccorso Legale ha aperto, ecco, forse va meglio, ha aperto i battenti 2 mesi fa con un progetto vincitrice del bando Bollenti Spiriti della Regione Puglia. E come primo, l'intento dell'associazione è quello di creare un epicentro, una cultura in internet dell'incontro di tutti i professionisti che in un certo senso hanno a che fare con le aule di giustizia, quindi non soltanto l'avvocato o il perito o il consulente tecnico di turno. Vogliamo avvicinare quindi ingegneri, commercialisti, psicologi, tutte quelle persone che in un certo senso sono ancorate magari anche a vecchi schemi dell'avvocato. Io dico sempre, immaginato con la parrucca bianca lì che discute. Oggi la cultura sta cambiando, quindi vogliamo che venga un po' più in contatto con quelle che sono le nuove problematiche che internet purtroppo ci mette di fronte. Quotidianamente è uno strumento che ci aiuta, ma altrettanto può con un click, come dire, rovinosamente farci catapultare in una realtà totalmente diversa. L'associazione appunto è partita un mese fa con un percorso, come dicevamo prima, di psicologia, dalla ludopatia, per concludere oggi con la dottoressa Abruzzone. Due informazioni soltanto di carattere tecnico. L'associazione ha stipulato 2 convenzioni, il primo con il dottor Cesare Guerreschi, appunto il fondatore del SIPAC, della Società di Malattie Compulsive. È un master che partirà a settembre e ha deciso di stipulare con noi una convenzione che permetterà una scontistica che potrete poi visitare sul sito www.soccorsolegale.it. La seconda convenzione che è stata stipulata, nata un po' per caso appunto su internet, con la dottoressa Attanasio, che è in fondo alla sala, è referente della Camera di Risoluzione Controversie, con la quale insieme alla dottoressa Abruzzone, all'avvocato Galoppa e all'avvocato Pietro Elia terranno un corso in criminologia e tecniche investigative difensive e mediazione penale. Questo corso si terrà a settembre e anche in questo caso abbiamo voluto stipulare una convenzione che permette una scontistica per i soci che appunto decideranno di affiliarsi a Soccorso Legale, con un corso che anziché 1.300 euro verrà effettuato con 1.100 euro. Per maggiori informazioni la dottoressa Attanasio sarà a vostra disposizione fino alle 17, nell'eventualità di appunto conoscerne di più sul corso, su come sarà articolato e quant'altro. Tra oggi e domani quindi chiuderemo questa esperienza che per noi è stata molto, molto importante. Ci siamo trovati come gruppo di giovani professionisti ad affrontare questo corso di formazione, inizialmente forse con un pizzico di presunzione, non avevamo mai organizzato qualcosa del genere, ma ci siamo messi dalla parte di chi vuole saperne di più e abbiamo portato, come dire, se non potevamo andare noi a effettuare dei corsi, abbiamo deciso di realizzare dei corsi sul territorio per rendere più accessibile il tutto. Alcuni ringraziamenti sono doverosi, inizio da oggi con il timore di poter dimenticare. Sicuramente la Regione Puglia che ci ha, nell'associazione di Arti, che ci ha permesso con un sostegno appunto di mettere su questo modulo e questo corso di formazione. Ringraziamo il Comune di Lecce nella persona dell'ingegnere e l'assessore Dell'Inoci, che ha creduto molto nel portare questa realtà su Lecce, che per problemi istituzionali oggi non è qui presente. Ringrazio i fori, il foro di Lecce, degli avvocati di Lecce, degli psicologi della Regione Puglia e dei giovani commercialisti, che anche loro hanno voluto patrocinare l'evento ed essere presenti attivamente sul territorio. Chiuse questi ringraziamenti di rito, non posso adesso che presentare la dottoressa Roberta Abruzzone. Io avevo scritto qualche riga perché
girando un po' su internet, dovevo trovare il modo giusto per presentarla, perché insomma, da prima fan, quindi non volevo sbagliare, perché insomma, da quando l'ho chiamata la prima volta dicevo: Oddio, adesso che le dico al telefono? E come approccio? Perché sostanzialmente si è creato, oltre che professionista, anche se in prima viene valutata la professionista, un personaggio di un certo spessore. Per cui, diciamolo purtroppo. E quindi c'era il timore di dire: ok, adesso alza il cornetto e mi dice: pronto, che gli dico? E gli dico: no, sono Rossella D'Onofrio, no, mi presento come avvocato, no, dico, sono di Lecce, dell'associazione soccorso legale. Ma chi è sto soccorso legale, che vuoi? Per carità, è stata deliziosa dalla prima telefonata, molto, mi ha tranquillizzata lei tramite telefono, nonostante i numerosi, quindi la conosciamo tutti come psicologa forense e criminologa di fama internazionale per la sua formazione, che è andata oltre i confini come tutte le fughe dei cervelli, però per fortuna è rientrata e quindi ha portato però l'importante è che ritorna qui, insomma, per portare quello che sono le nuove tecniche, perché qua in Italia sempre arriviamo un po' come lumachine, un po' a rilento. Per cui è sempre al lavoro nella preparazione dei suoi studenti, è sempre sul luogo del delitto oppure di studio. Recentemente è stata premiata col premio Falcone Borsellino del 2013 per la corposa attività scientifica e divulgativa nelle scienze criminologiche, quale imprescindibile ausilio delle attività di indagine. Oggi abbiamo l'onore quindi di concludere il corso di formazione Alter Ego del Web con la dottoressa Bruzzone, che, come diceva prima, oggi affronteremo il sexting e il cyberbullismo, per concludere domani con una panoramica sul cyberstalking e cyberstalking. Non aggiungo altro, perché credo che poi le domande saranno tante, quindi lascio la parola a lei, e ancora grazie. Grazie a voi, grazie dell'invito. Peraltro comunico, giusto per testimoniarvi la potenza di questo strumento, comunico che mi stanno dicendo da Facebook, dalla mia pagina pubblica di Facebook, che il collegamento non funziona, si interrompono i 30 secondi e l'audio è abbastanza pessimo. Io... Relata refero, ambasciatore non porta bene, mi raccomando, perché questo è, insomma. Per cui c'è gente che era lì, bella calda, che ci voleva seguire e non ci riesce, per cui insomma, sotto questo profilo io la cosa l'ho segnalata, così rimane agli atti, insomma, ecco. Allora, vediamo un po' se riusciamo, ci riusciamo? Siamo in diretta? Ok, allora. Speriamo, evidentemente ci sarà qualche... No, appunto, era di 5 minuti fa, 5-6 minuti fa. Ok, problema risolto, quindi andiamo avanti. È straordinariamente importante questo argomento, mi fa molto piacere essere stata chiamata per trattarlo, perché è indubbiamente uno degli aspetti che da moltissimi anni, più di 10, sto approfondendo, affrontando, aggiornando, perché anche questo è un ambito profondamente... in continua evoluzione, in continuo mutamento, e ha cambiato in maniera veramente impressionante moltissimi aspetti proprio del nostro messaggio culturale, dei nostri schemi di pensiero. Come vi dicevo, questo strumento, banalmente uno smartphone, oggi non ci sono più i cellulari, non ci sono più i cellulari di una volta, no? Ci sono gli smartphone, cioè sono questi computer di fatto, che sono un po' una sorta di domicilio virtuale nostro, no? Dove abbiamo le cose più care, abbiamo le foto dei nostri amici, dei nostri amori e chissà di cos'altro anche, insomma, no? Abbiamo i nostri segreti inconfessabili, no? Vedo un sacco di sorrisi, quindi ci ho preso anche da questo punto di vista, no? Vedo, cioè, qui dentro ci sono veramente tutta una serie di informazioni straordinariamente intime, d'accordo? Che fino all'avvento di una tecnologia di questo tipo di massa, noi ci limitavamo a conservarli altrove, in luoghi fisici, probabilmente molto più sicuri di questi, nonostante magari ci piacerebbe pensare il contrario, d'accordo? Questo tipo di strumento, in tutte le sue accezioni, quindi il PC, lo smartphone, tutto quello che riguarda il mondo soprattutto dell'interconnessione, tra strumenti, ma di conseguenza tra menti che sono alla tastiera, d'accordo? Indubbiamente hanno completamente stravolto moltissimi schemi di relazione, straordinariamente importanti, e soprattutto per quanto riguarda in particolare la nostra generazione e quella, diciamo, e quelle precedenti alla nostra, che siamo nati a cavallo, no, dell'introduzione di questa tecnologia, non siamo nativi digitali, no? I bambini
che hanno oggi circa 7, 8, 9, 10 anni, possono essere considerati a tutti gli effetti cosiddetti nativi digitali, cioè loro sono nati in un mondo ormai fortemente popolato da strumenti di questo tipo e da un'architettura di relazioni completamente stravolta rispetto alla nostra. Noi arriviamo ancora, voi no, perché voi siete molto più giovani di me e di alcuni di noi presenti. Arriviamo invece in qualche modo a rincorrere questo mutamento, no? A doverci adeguare anche spesso con fatica. Il problema è che questo tipo di strumentazione ha creato una serie di spazi o ha reinterpretato una serie di modalità di relazione, una serie di bisogni alla luce di quelli che sono gli elementi tecnologici ad oggi presenti. Complice una generazione genitoriale spaventata, confusa e purtroppo anche piuttosto latitante, no? Questo ce lo possiamo dire senza mezzi termini. In particolare i più giovani sono quelli che hanno un vantaggio tecnologico conoscitivo, cioè ne sanno molto più in media di qualsiasi adulto di riferimento, dal punto di vista tecnologico, hardware e software. Ed è la prima volta che nella storia della nostra specie, quindi parliamo di qualcosa di veramente molto datato, le generazioni più giovani hanno un vantaggio competitivo, conoscitivo, su uno strumento che è di una importanza dilagante in tutti i settori della vita ormai, perché non c'è nulla che possa dirsi fuori da questo tipo di circuiti. Per essere fuori da questo tipo di circuiti devi vivere proprio veramente in cima alla montagna, no? come una bomber, completamente isolato, senza elettricità, senza nessun tipo di strumento di alcun genere. Ma questo chiaramente vuol dire chiamarsi fuori da quello che è un contesto relazionale imprescindibile. Noi siamo animali sociali, noi da soli non ce la facciamo, fondamentalmente. Questo è qualcosa che ci portiamo dietro dal punto di vista ancestrale, no? Quindi oggi viviamo in un mondo che non è soltanto qui e ora. Noi siamo qui, ci guardiamo, no? Sentite la mia voce, avete vicino delle persone, siete in uno spazio fisico, no? Avete tutta una serie di elementi percettivi diretti. Poi c'è un numero non imprecisato, magari il tecnico ci dirà quante persone sono connesse in questo momento? No. 12 effettivi. Beh, ragazzi, diamoci un attimino da fare allora. No? Comunque, altre 12 persone che sono con noi, ma non sono con noi. Che stanno condividendo questa esperienza con noi, ma non sono qui con noi. Ed è un mondo completamente ribaltato sotto il profilo delle relazioni, perché vedete, la nostra specie si fonda per orientarsi nel mondo, per prendere decisioni, per capire con chi stare, con chi parlare, chi mettere fuori dalla propria vita, su esperienze concrete, percettive. Abbiamo 5 sensi, no? Non ce ne abbiamo 5 per caso. Ce ne abbiamo 5 perché 5 ci servono a livello adattativo per muoverci in un mondo, in una realtà dinamica, che fino all'avvento, soprattutto di questa tecnologia, era l'unica realtà con cui avevamo a che fare, d'accordo? Adesso ci vuole il sesto, il settimo senso. Non bastano più i 5 sensi normali, perché abbiamo uno schermo davanti. E noi interagiamo, viviamo attraverso questo schermo. E quello che vediamo su questo schermo ha un impatto devastante, e lo vedremo con estrema dovizia di particolari, in tantissimi settori della nostra vita, al punto da trasformarsi in qualcosa che può distruggere o quantomeno inficiare in maniera molto importante la qualità della nostra vita. E questi sono tutti aspetti che ancora noi non siamo in grado di metabolizzare, di affrontare con la necessaria serenità, sotto il profilo adattativo. E purtroppo questo ha completamente stravolto, rivoluzionato il codice dei rapporti tra genitori e figli, purtroppo relegando una già piuttosto vituperata e travagliata classe genitoriale a un ruolo veramente marginale, da cui non riesce a uscire, non riesce in qualche modo ad affrancarsi. E i dati che vedremo in particolare sul sexting sono drammatici relativamente proprio ai più giovani, che sono coloro che paradossalmente hanno più competenza rispetto in media agli adulti di riferimento, ma sono anche quelli che non hanno strumenti di difesa dall'impatto emotivo che questo tipo di mondo ha, certo non in maniera virtuale, in maniera, vi assicuro, assai reale. E ne vedremo le conseguenze in alcuni casi, per esempio, di suicidio che si sono innescati proprio a partire da prima comportamenti afferenti allo sexting vero e proprio, no? Sex texting, cioè il postare immagini, contenuti sessualmente espliciti, che poi purtroppo si sono trasformati prima in cyberbullismo, poi in cyberstalking, e alla fine hanno avuto come conseguenza letale la scelta di proprio
la peggiore in assoluto che un ragazzino o una ragazzina poteva fare, ossia quella di togliersi la vita per sottrarsi a ormai una dimensione persecutoria e diffamatoria vissuta come schiacciante, come soverchiante, come irrimediabile, che purtroppo ha alimentato la scelta di uccidersi, insomma. Per cui l'obiettivo di queste due giornate insieme a voi è di farvi comprendere quanto reale questo mondo virtuale ormai sia diventato e quanto impatta nella vita di ciascuno di noi. Banalmente, abbiamo detto che praticamente tutti voi ha un profilo social, su uno dei vari social. Ora, Facebook è sicuramente il social network per eccellenza dal punto di vista numerico, no? Perché parliamo, ormai abbondantemente superato il miliardo di utenti nel mondo, naturalmente. Gli italiani sono dei fruitori, proprio dal punto di vista social, tra i più attivi in assoluto, anche in termini proprio di numero di contatti e di interazioni su base giornaliera. Voi non avete, se hanno calcolato quante ore questo sistema, cioè lo stare su questo tipo di sistema, quindi questo sistema fagocita della vita delle persone, è impressionante. La media italiana è di 3 ore al giorno, media, che questo sistema si porta con sé, della vita delle persone, in maniera completamente inutile, perché alla fine le interazioni che avvengono all'interno di questo tipo di sistema non è che diano un riscontro, un risultato, nemmeno in termini di qualità della vita, fondamentalmente. C'è chi sostiene che se una persona pensa di non avere una vita interessante, basta iscriversi a uno dei vari social, entro poco una vita vera scorderà proprio di avercela, quindi non sarà più un problema di averla poco più o meno interessante, insomma, no? E sono poi valutazioni che effettivamente fanno sorridere, ma a denti stretti, insomma, no? Perché il retrogusto è sicuramente molto amaro. Noi abbiamo avuto un bel passaggio, no? Probabilmente alcuni di voi si ricordano, questo è un film culto della mia generazione e di quelle precedenti, insomma, no? Blade Runner, quando c'è questo l'androide, no? La scena conclusiva del film, questo androide che è talmente una macchina perfetta, è quasi meglio di un essere umano, è talmente perfetta come macchina che addirittura riesce a essere triste, riesce a sentire delle emozioni, insomma, no? Voi lo sapete che ci sono già esistono già dei sistemi di intelligenza artificiale in grado di ricreare, no, le emozioni, fondamentalmente. Quindi a breve, e non sarà un salto temporale particolarmente significativo, chissà che cosa avremo dinanzi a noi, insomma, no? Quindi è un mondo davvero, se voi pensate a quello che hanno visto i nostri nonni o i nostri genitori rispetto a quello che è il mondo di oggi, già vediamo qualcosa di sconvolgente. Figuriamoci quello che vedremo noi, no? Tra 10, 20, 30 anni, rispetto a quello che abbiamo oggi e a cui con difficoltà cerchiamo di adattarci. Il riferimento chiaramente a questo film è per dimostrare quanto effettivamente ciò stia accadendo. Noi siamo già in un mondo che solo 20 anni fa era fantascienza, d'accordo? Ora esistono le stampanti 3D, che sono il primo passo verso il teletrasporto, fondamentalmente, no? Sì, perché alla fine il passaggio, prima o poi qualcuno arriverà sulla Terra in grado di fare, perché praticamente quello che facciamo oggi, che ci sembra banale, fare un clic e comunicare con quella persona in tempo reale, 30 anni fa era magia, eh? Era magia. Vedete come cambiano le relazioni rispetto a quello che siamo in grado di fare oggi? Purtroppo, tra quello che, diciamo, è possibile fare in senso positivo, questo è uno strumento, questo, diciamo, in tutte le sue accezioni, è uno strumento straordinario, potentissimo, sconvolgente, con enormi valori positivi, ma non c'è solo quello. Come tutto ciò che chiaramente è stato prodotto dagli esseri umani, no? Ovviamente porta con sé anche il retro della medaglia, che spesso è un retro della medaglia molto preoccupante e che purtroppo ha trasformato questo mondo così apparentemente, no, foriero di nuove possibilità, di nuove situazioni. Considerate che i vostri figli, o quelli che verranno, faranno dei lavori che oggi neppure esistono. Vivranno, quindi riusciranno a vivere, a avere la loro vita, la loro famiglia e quant'altro, facendo dei lavori che al momento ancora nemmeno esistono e che saranno figli dell'avanzamento tecnologico e di nuove accezioni attraverso cui applicare determinate regole lavorative. Quindi immaginatevi, ripeto, in quale mondo siamo finiti noi, in questa fase di transizione che purtroppo ha degli strascichi davvero, davvero pericolosissimi. Il lato oscuro c'è. Il lato oscuro, anzi,
sta divenendo purtroppo una dimensione prioritaria. Uno studio di 2 anni fa, se non ricordo male, dell'Università di Cambridge, ha dimostrato come l'83% dei contenuti postati sul social network Facebook fosse di tipo negativo: ingiurie, diffamazioni, istigazione all'odio razziale, istigazione alla violenza di genere, istigazione alla discriminazione. In pagine che chiaramente strabordano di situazioni assolutamente negative, di offese, di situazioni comunque che inneggiano la condizione negativa fondamentalmente. Quindi purtroppo, ma assai diciamo prevedibilmente, la condizione dell'utilizzatore medio di questo tipo di sistemi sta virando ormai in maniera piuttosto prepotente verso la condizione più negativa, più aggressiva, più diciamo, se vogliamo, quella che ci saremmo augurati di vedere meno fondamentalmente, no? Perché? Perché questo è un mondo comunque che non ha regole precise, dove è davvero difficile proteggersi se il guaio è fatto. L'obiettivo infatti, e penso che, ripeto, vi sia già stato detto, magari in forme diverse, con altre modalità, ma ritengo vi sia già stato detto che qui davvero, come dicevano le nostre nonne, è molto meglio prevenire che curare. E purtroppo la prevenzione passa attraverso la consapevolezza da parte dell'utilizzatore di tutte le età e anche attraverso un certo rigore nello scegliere quali contenuti nostri. Volevo essere attento. Nostri sono messi a disposizione. Ci sono dei dati, lo vedrete, sconvolgenti. Noi siamo disposti a rivelare, noi in senso lato, siamo disposti a rivelare sui social delle informazioni nostre private che nella vita reale non divulgheremmo mai con tanta facilità. Siamo convinti che soltanto i nostri amici abbiano accesso a queste informazioni, quando poi normalmente in media nel profilo di ognuno ci sono moltissime persone di cui non si ha conoscenza diretta. Quante persone avete in media? Lasciamo perdere, io sono un personaggio pubblico, no, mio malgrado, e di conseguenza, come tutti penso, sfrutto anch'io i social network. Ci siamo, come? Usando la Facebook per promuovere le mie attività, le mie pubblicazioni, le cose che faccio e compagnia cantando. Ci siamo. Del resto, voglio dire, io ho ceduto dei dati a questo signor Zuckerberg, io qualcosa di ritorno da buona genovese dovrò pure avere, insomma, no? Da questo punto, questo baratto di non poteva essere in passivo, insomma, no? Però nel mio caso è chiaro che ho due profili privati e una pagina pubblica. Nei due profili privati ci sono 5.000 persone su ognuno e non so quante migliaia di persone in attesa della mia amicizia, che non potrò mai dare perché comunque e poi c'ho la pagina pubblica che ha superato le 220.000 persone, ok? Quindi è chiaro che nel mio caso, come nel caso dei personaggi pubblici, c'è una situazione un po' diversa nella gestione di queste pagine, quindi bisogna farlo con un certo tipo di modalità. Ma l'utilizzatore, diciamo, medio, la persona comune, la persona che fa una vita normale, cioè quante persone avete nel vostro profilo? Per alzata di mano, fino a 100. Fino a 200. Beh, te proprio, te considera nessuno praticamente. Fino a 300. Fino a 400, fino a 500, ferma, fino a 500, oltre i 500, ma non molto, però oltre i 500, oltre i 1000, te cosa ci fai con 1000 persone sul profilo? Spiegami, scusa, cioè, li conosci tutti? Ovviamente no, certo, mi raccomando, non mettere foto in bikini, mi raccomando, diventano pure 2000, però sta all'occhio, oltre 2000? Nessuno, ce l'abbiamo lì, beh, l'avvocato giustamente deve, no, giusto, no, deve fare altre questioni, studi sociologici, poi oltre i 3.000, oltre i 4.000, ok, in media, quante persone conoscete dei vostri profili? Mi rivolgo soprattutto a quelli dai 200 in su, il 10%? Il 20%? 20%, Qualcuno ne conosce di più? No? Il 30%, il 50%? Vogliamo fare il 50%? Dai, facciamo 50%. 50% li conoscete? Li conoscete direttamente? O li conoscete per tramite di? Tramite Facebook, perché vi siete iscritti qualche volta, magari parole sdolcinate?
Direttamente? Il 50% di 500 lei la conosce direttamente. Ok, benissimo. Il 50% no. Vogliamo essere generosi, il 50% no, perfetto. Quindi già la maggior parte di voi, adesso se prendiamo un profilo vostro a caso, non lo faccio perché ho rispetto della privacy delle persone, però voglio dire, sarebbe divertente secondo me. Troverei sicuramente 5-6 cosette che probabilmente era meglio non mettere ragionevolmente, tra cui foto dei vostri figli in piscina che giocano con voi, tra cui foto un po' goliardi, tra il goliardico e il cretino che probabilmente era meglio evitare, poi tutta una serie di riferimenti a circostanze, luoghi, fatti e persone frequentate o dove eravate, quando andrete in vacanza, dove andrete in vacanza, tutti dati che indubbiamente vi pongono a rischio, perché tra i 50%, magari tutti i 50% che conoscete sono delle bravissime persone, aperto e chiusa parentesi, non ci credo neanche se lo vedo, ok? Aperto e chiusa parentesi. Ma degli altri 50% voi non avete di fatto, e siete tutte persone adulte, alcun tipo di misura per stabilire se quella persona può farsi i fatti vostri oppure no. In più, proprio per com'è disegnato, allora, nulla accade per caso, non è che questo ragazzetto che insomma improvvisamente ha un'idea geniale, è beato lui che ce l'ha avuta, insomma, un po' di rosicamento uno ce l'ha obiettivamente da questo punto di vista, ma su cosa si basa fondamentalmente il successo planetario di questa piattaforma rispetto alle centinaia se non migliaia di altre che hanno provato in qualche modo, no, ad affermarsi sul piano internazionale? Perché? Non perché posso trovare i miei vecchi compagni di scuola, scusatemi, se io l'ho perso di vista da 10 anni, da 20 anni, una ragione ci sarà, tutta sta voglia di ritrovarlo forse non ce l'ho, ci siamo, cioè a me cosa me ne frega, se non più frequentato probabilmente non sarà una persona che ho tutta sta voglia di rivedere, no, però farsi i fatti suoi è un'altra roba, ed è una cosa che nella nostra specie è irresistibile, ci siamo, è come la Nutella, no? Sotto il profilo tra i dolci, la stessa cosa, Facebook è la Nutella di chi ama farsi i cavoli degli altri, siccome lo facciamo tutti, tutti, dal primo all'ultimo amiamo questo tipo di attività, perché è qualcosa che comunque ci piace, no? Soprattutto se poi dal confronto ne usciamo vincenti, se no un po' meno insomma da questo punto di vista qua, no? Però, certo. Per forza, e anche su questo vedrai che adesso ce ne sarà da ridere anche da questo punto di vista qua. Però sono due i punti, guarda, due. La possibilità in maniera indisturbata, comodamente dal salotto di casa, dalla cameretta, di farsi i fatti di mezzo mondo, perché tanto su Facebook ormai li trovi. Cioè, uno che non è su Facebook oggi, anzi, puzza di strano, insomma, cioè, se non stai su Facebook ora è diventato talmente un parametro che se non stai su Facebook qualcosa non va nella tua vita evidentemente, non c'è qualche aspetto o qualche disturbo della personalità, insomma, non si nega nessuno del resto, quindi voglio dire, ma no, perché è così ormai, no, cioè non hai Facebook, come dire, cioè come se uno, voglio dire, avesse una malattia veneria, no, come non hai Facebook, no, è una cosa per cui bene o male il problema è vedere se lo trovi per il nome giusto, perché è anche vero che è un social dove ci si può iscrivere con le credenziali più varie, insomma, non particolarmente reali anche, no? Vi sorprenderebbe scoprire quanti ragazzini in età davvero, davvero molto, molto giovane, e parlo delle scuole medie e dei primi anni delle superiori, hanno una media di dai 2 ai 3 profili ciascuno, di cui uno ufficiale per il genitore babbeo che ci casca, che è quello del profilo, dove è tutto in maniera proprio lineare, il bambino modello, ci siamo, modello, e altri 2, perché uno non basta, il rischio potrebbe essere, in cui c'è una vita un po' diversa, un po' più rocambolesca da questo punto di vista, no? Ecco, ma, cioè, ora cosa fa Facebook per sopperire a questo problema? Ah, tu non mi metti il nome giusto e corretto? Bene, io ti faccio cercare attraverso l'immagine. È possibile farlo adesso, ci sarà, è già in fase di testing, la possibilità di inserire un volto e dire ce l'hai nel tuo database? Eh sì, ma mica solo quello, vedremo quando faremo il sexting, Facebook si sta litigando con Snapchat per avere la possibilità di fare la parte di sexting rivolto agli adulti ufficialmente, ma di cui chiaramente usufruiscono anche i minori,
lì sta succedendo veramente l'impossibile. Mi raccomando, peraltro, io vi suggerirò in questi giorni, in queste due giornate, dei sistemi, perché ne parliamo, per commentarli criticamente. Cioè, non è che invece trovo domani scritti tutti quanti, mi raccomando, perché, e non è che non vale la scusa che sei lì per sperimentare, per capire come funzionano, occhio, per cui mi raccomando, perché insomma è un mondo veramente particolare, insomma, no? Uno è questo aspetto qua. Il secondo, dicevamo, è la visibilità, che è la vera droga, no? La vera dipendenza del terzo millennio, fondamentalmente, no? Ognuno deve avere una sua visibilità. Quindi quello che la tua vita normalmente, diciamo, offre come spunti, no? Che fai le tue cose, vai a lavorare, cucini, vai a fare la spesa, vai a prendere i bambini, fai la tua vita, lì diviene una sorta di reality show gratuito, a cui probabilmente interessa molto poco alle persone che sono sul tuo profilo, ma tu pensi che la gente stia lì, cioè, bramando la prossima puntata, no? Che se hai fatto i cannoli alla siciliana, se hai fatto le trenette al pesto, è una roba che alla gente gli cambia la giornata. Questo è il problema fondamentale. Quindi la tua vita diventa ormai, la vita reale, diventa una sorta di serbatoio per alimentare quella virtuale. Poco importa se quella virtuale viene alimentata da circostanze reali o da voli pindarici / mitomanici, ci siamo? Poco importa, perché ormai, se fino a 10 anni fa, no, la vita, diciamo, reale aveva un peso decisamente più ampio, ora, in questi anni, la bilancia si è progressivamente spostata. E adesso, oggi, la vita virtuale, cioè quella che esiste online, per molti è ormai la vita vera, è quella dove investono più tempo, è quella dove investono più energie affettive, è quella dove investono comunque le migliori risorse che possiedono. E questo è un elemento davvero preoccupante, soprattutto perché molte di queste persone non hanno la più pallida idea di essere scivolati in maniera ormai molto seria in un vero e proprio disturbo, in una dipendenza. Dimmi. Certo. La mano al malato terminale o al nonno che sta per spirare, quindi noto proprio questa connessione proprio di dipendenza nel voler ottenere a tutti i costi tanti mi piace. E poi l'altro aspetto paradossale è: io vivo la vita intima con te, quindi seguo, controllo ogni tuo avvenimento, ogni tuo evento, ogni cosa che tu fai. Però poi ti incontro per strada, metto in atto tutti i comportamenti e tecniche comportamentali di evitamento anche per un semplice saluto. Certo. Insomma, ci sono sistemi tipo ASK che si basano e sono purtroppo completamente regno degli adolescenti e succedono di tutti i colori, che sono completamente organizzati su quanto sei cool, quanto piaci o quanto è in qualche modo cliccato il tuo messaggio, la tua foto, il tuo contenuto, spesso la maggior parte è di natura sessualmente esplicita. Certo, sì, però il problema qual è? Che questo tipo di meccanismo nell'adolescente ci può anche stare, perché obiettivamente, diciamo, nel percorso di individuazione personale è chiaro che il gruppo dei pari ha un peso notevole anche nella costruzione di alcuni aspetti della tua identità personale, quindi mi sta anche bene che in una fase della tua vita, no, tra i 12 ai 16 anni, 18 se vogliamo esagerare, tu ricerchi approvazione e identità all'interno di un gruppo per differenziarti dall'ambito familiare e trovare la tua strada nel mondo. Ci mancherebbe altro, l'abbiamo fatto tutti a nostro modo, no? C'è chi lo faceva con la squadra sportiva, c'è chi andava all'oratorio, c'è chi andava nei Boy Scout, ognuno ha trovato la sua strada per in qualche modo affrancarsi dalla condizione familiare e trovare il suo nucleo personale, no? La questione un po' più triste è quando vedi delle foto che non esito a definire inadeguate. Peraltro devo dire che qui il peggio che ho visto personalmente è da parte delle donne, dalla componente femminile, e non parlo solo di ragazzine, parlo di signore anche piuttosto, insomma, in là con gli anni, che evidentemente ritrovano sui social una nuova giovinezza e vogliono condividerla, ci siamo. Il problema è che lo fanno in maniera che, cioè, davvero, davvero discutibile. Io mi trovavo, abbiamo fatto una formazione in una scuola un mesetto fa,
poco prima che chiudessero. E siccome si cominciava la mattina presto a fare questo incontro con genitori, insegnanti e ragazzini, io sono andata abbastanza presto, quindi ero lì all'ingresso dei ragazzi nella scuola e molti erano accompagnati dalle madri. Vi assicuro che se mia madre mi avesse accompagnata a scuola vestita così, li avrei menato io, senza ombra di dubbio. E ti trovi davanti a donne, ma anche più grandi di me, voglio dire, cioè persone che hanno abbondantemente superato i 40 anni, che sono più vicine ai 50, forse li hanno anche superati, voglio dire, che sono veramente inadeguate nel modo di porsi. E poi le trovi su Facebook, no? Ovviamente a mostrare queste prerogative fisiche, che naturalmente, voglio dire, col tempo che ha dato abbondantemente segno di sé, no? E tu ti domandi, ma perché c'è questa cosa? E ricercano consensi, cioè veramente diventa una sorta di mercato delle vacche in maniera davvero fastidiosa, insomma, no? E ti rendi conto che lì qualcosa manca, perché una donna di quell'età, comunque una donna adulta, ma così come un uomo adulto, a quel tipo di manifestazioni non dovrebbe avere in qualche modo così come punto di riferimento, cioè dovrebbe essere fuori da certe logiche, dovrebbe aver già superato e metabolizzato un certo tipo di percorso. Invece ti rendi conto che lì c'è una regressione completa e purtroppo si scambia ormai quello che accade lì come vita reale. Cioè è molto più importante quello che accade lì, chi ti ha detto se ci hai messo ti piace. C'è gente che non ti parla più perché non hai messo un mi piace sulla foto oggettivamente orribile delle ultime vacanze, capito, non lo so, in una località improbabile, no? Non tutti sono fortunati come voi nel Salento. E tu non metti mi piace, questi vedono che non hai messo mi piace e diventa motivo di un rancore sine die, perché non hai manifestato il tuo gradimento, cioè qualcosa di veramente preoccupante, perché assale qualunque generazione. La problematica principale, paradossalmente, non è che ce l'hanno solo i ragazzi di questo tipo, ce l'hanno abbondantemente gli adulti. E sono proprio gli adulti che attraverso condotte di questo tipo manifestano davvero una fragilità imbarazzante nel raffrontarsi con questo mondo che così tanto impatto ha nella vita delle persone. Guardate che gli strumenti tecnologici per fare veramente di tutto e di più, ce ne quanti ne volete? Quanti ne volete? Qualunque forma di approccio ha una sua controparte tecnologica. L'appuntamento al buio, c'è una chat che ti permette di fare questo. Bang with Friends, che era la chat di Facebook, che consentiva di individuare delle persone. Bang vuol dire, diciamo, si può dire, sì, scopare. E quindi, cioè, ti dava la possibilità di metterti in contatto con altra gente disponibile a farlo, il tromba amico in buona sostanza, no? La tromba amica, il tromba amico, che dice, oh, cioè io sono disponibile, chi c'è, un docoio coio, ci stanno problemi, no? E quindi diventava una sorta di profilatura che avveniva, ma quante ne vuoi di questo tipo, c'erano tutti, bang, bing, friend, no, così, no, mi raccomando, ho visto che lo stai scrivendo te, t'ho visto perfettamente, no? E ce n'è, ma quante ne vuoi, quella non è nemmeno la migliore, insomma, da questo punto di vista, per cui, cioè, se le tecnologie più utilizzate, più diffuse, sono tutte focalizzate su questa tipologia di incontro e su questa tipologia di materiali, insomma, facciamocela una domanda. Ci stupiamo che i ragazzini bombardati di sesso dalla mattina alla sera, aprite la televisione, no? Qua siamo in streaming, vabbè. Qualunque, soprattutto quella commerciale, no? E vedrete comunque che tipo di offerta di prodotti c'è, no? E accompagnata quasi sempre da un corpo femminile. A seconda del tipo diciamo di merce da veicolare, no? Di scelta di marketing, abbiamo sui prodotti, per esempio, per la casa, la cucina, i detergenti e quant'altro, c'è una figura femminile un po' più in carne, un po' più vicina alla donna reale, no? Tutta sistemata, carina, che la sua vita, perché il senso della sua vita è pulire il bagno 3 volte al giorno. Lo fa proprio con leggiadria, è una cosa che proprio ama fare, lo fa proprio, che dice, ma canta da una stanza all'altra, ah, va al bagno, e torna al bagno di nuovo e lo ripulisce, ok. E questa è una. L'altra tipologia è decisamente un po' molto più, diciamo, sessualmente esplicita. Ci sono solitamente ragazze stupende
che accompagnano le merci più varie, dalla mortadella all'orologio di lusso, al profumo e quant'altro, insomma, no? Passando per il biscottino, la compagnia telefonica e compagnia cantante. Saratoga, poi sta colpito, guarda subito di Saratoga, vedi? Comunque, Saratoga anche sicuramente. Che succede? Cioè, questi ragazzini, secondo voi, e ragazzine, secondo voi, quale messaggio c'è? C'è la mamma che gli dice no, ma devi studiare, devi impegnare, poi c'è i reality show, non li nominiamo, tanto uno vale l'altro, Saratoga, no? Quella, cioè, alla fine... È un bombardamento continuo di immagini sessualmente esplicite in cui praticamente ti fanno credere che se compri quel prodotto tromberai come una cosa che non c'è proprio, non potrei uscire da casa. Ci siamo? Perché questo è il messaggio. E questo è il messaggio. Ditemi che non è così. Cioè, voi maschietti, no? Uno dice compro Saratoga perché va in giro con Saratoga qua. Ho comprato Saratoga, quindi mi raccomando. No, però voglio dire, cioè, questa è la situazione. Cosa pensiamo che arrivi come messaggio vero dall'altra parte? Perché questi ragazzini a 11, 12, 13 anni sono già tutti interessati a contenuti sessualmente espliciti e passano la giornata a farsi foto, chi più chi meno osè, da trasferire al primo che gli passa davanti, compresi sconosciuti? Perché? Perché sono tutti malati? No, perché sono figli di questa generazione e degli adulti che hanno creato questa bella società in cui il sesso è una merce di scambio. Al mercato delle vacche hanno il cartellino? La stessa cosa. È la stessa cosa. Non c'è nessuna differenza. Soprattutto per quello che poi il mondo femminile, che è quello che ne risente di più fondamentalmente. La maggior parte dei casi in cui da comportamenti di sexting si è arrivati al ricatto, al tentativo di estorsione, alla divulgazione di materiali intimi, purtroppo poi con conseguenze letali per la piccola vittima che poi ha deciso di togliersi la vita per sottrarsi alla vergogna dilagante della distribuzione virale di quelle immagini che dopodiché non riesci proprio più a contenere, a gestire, arrivano da lì, perché loro pensano che quella sia la strada per emanciparsi prima. Come? Con comportamenti sessualmente espliciti, finalizzati ad avere un vantaggio, che spesso non è un vantaggio economico. Anche se la micro prostituzione, la baby prostituzione, chiamiamola un po' come lo sfruttamento sessuale di minorenni, come dice il codice penale, è un aspetto che c'è, è di oggi la notizia dell'ennesima ragazzina di 15 anni trovata con un giro di clienti, padre di famiglie per bene, sempre a Roma, oggi, quindi non è che parliamo di dopo tutta il cancan del caso dei Parioli e compagnia cantando, oggi, e troppe ce n'è e troppe ce ne saranno di situazioni di questo tipo, ragazzine che altro non fanno che andare su un motore di ricerca qualunque, il più famoso è Google, ma non necessariamente Google, e digitare, no? Sesso a pagamento, soldi facili. Boom! Si apre Sodoma, Gomorra e tutti i parenti, sono tutti lì. Ci siamo? Tutti lì. Così, pum! E in maniera, avrete visto, sono stati tantissimi servizi che hanno fatto su questi vari programmi in maniera molto interessante su questo argomento. Avete visto quanto tempo c'è voluto in media quando la giornalista si fingeva tredicenne, quattordicenne, quindicenne, baby lolita, no? A ottenere attenzione di possibili clienti? Nel giro di un quarto d'ora. Nel giro di un quarto d'ora da quando era online. A quando è entrata, da quando si è iscritta a certi circuiti, capite che, cioè, pensiamo realisticamente che la strada sia solo quella della repressione, di fare le denunzie? Cioè, da ripensare completamente all'approccio nei confronti soprattutto delle ragazze e soprattutto a far capire che se non rispetti il tuo corpo, l'impatto non ce l'hai soltanto lì, è proprio... che non rispetterei, cioè la mancanza di rispetto verso il tuo corpo, la mancanza di rispetto verso te stesso, e offrirlo al primo acquirente è qualcosa di veramente devastante. Mandare foto proprie, personali, addirittura sconosciuti, per il semplice fatto che ci chatti insieme online, senza avere la più pallida idea di chi hai davanti, comportamento frequentissimo nei giovani italiani, maschi e femmine, e vedrete i dati che sono a disposizione, è qualcosa che testimonia che questi bambini manca un pezzo di percorso educativo, ma un pezzo fondamentale, quel pezzo che gli doveva insegnare a rispettare se stesso,
attraverso tutte le sue manifestazioni, in primis quella fisica. Dimmi. A quello che ha detto ultimamente, nei talk show televisivi, anche se lo scopo è nobile di informare, il più delle volte l'effetto da parte dell'utente che sta sempre interfacciato con uno schermo è un po' l'opposto, cioè è sempre un paradosso. Il bambino che sta seguendo la televisione con la mamma il pomeriggio e vede che tutte queste, diciamo, bambine, adolescenti si sono prostituite per fare il denaro. E l'hanno fatto, peraltro. La seconda parte del messaggio, che è tutto ciò può portare a dei cicli non virtuosi, ma come dire un po', diciamo, che portano verso la malavita o verso il malessere proprio psicologico. Cioè, non è il metodo adatto, o meglio, secondo me non è il metodo adatto, perché anche quello del talk show televisivo. Perché non passa la critica. Ecco perché la seconda parte del messaggio, quello che ha detto ultimamente, manca il pezzo di vita, conoscere se stessi, ma questo lo facciamo solo dal punto di vista della relazione, come dire, anche l'intervento nelle scuole proprio vis-à-vis. Cioè, attraverso tutto ciò che può avvenire, il virtuale, secondo me, il virtuale è sempre un'interfaccia. Guarda, il messaggio non è quasi mai completo. Io ho fatto una proposta anche recentemente e mi sono trovata d'accordo con tantissime persone, quella di introdurre proprio una materia specifica nelle scuole, già dalle elementari, che riguarda proprio in qualche modo la linea di condotta da adottare su questo tipo di mondo, perché non è un problema di sistema, questo è un mondo. No. Un mondo in cui l'unica chance che hai per uscirne vivo, quantomeno dal punto di vista della tua reputazione, è che ti rendi conto di quello che stai facendo momento per momento e censuri un po' di più, ecco, l'entusiasmo. Agganciandomi con cui a quello che diceva prima, è tutto un mondo di percezione. Certo. Sappiamo che nella percezione ci sono sempre gli schemi un po' personali, c'è poca, certo, attenzione in quello che si fa, quindi anche nei talk show televisivi che ci sia, sì, diciamo, l'esponente che, ascolta, di... il problema non no, è il talk no, show no, televisivo, assolutamente. Non è che il talk show televisivo però deve, ti fare, trovi, deve, ti fare, trovi, deve diventare il sostituto della famiglia o della scuola. Ti cioè, trovi però dire, delle trasmissioni in cui il messaggio che viene veicolato è un po' l'opposto di quello che dovrebbe. Ma dipende dalle trasmissioni a trasmissioni, poi dipende da chi c'è a queste trasmissioni. Il problema, ripeto, la trasmissione televisiva, scusami, ma in una situazione di questo tipo è proprio l'ultimo dei problemi. Assolutamente sì, il però anche là c'è nel ciclo virtuale che è legato alla, ma il problema pubblicità. Serio è il genitore, padre e madre, naturalmente, che deve continuare a fare il genitore. Invece io vedo molto spesso, e lo vedo nella realtà quotidiana, e che è alla base questo problema di tutto quello che poi si manifesta, perché un ragazzino o una ragazzina lasciata da sola a pascolare in una realtà di questo tipo, cioè difficilmente incontrerà solo brave persone e avrà sempre solo davanti contenuti idonei al suo livello di, diciamo, di sviluppo psicoemotivo, no? Anzi, facilmente avrà tutt'altro, perché c'è tutt'altro. Basta andare su un banalissimo portale, il più stupido, nel senso il più comune. Comunque troverete, anche dei quotidiani online, della maggior parte, troverete immagini sessualmente esplicite di donne nude, quando non impegnate proprio in attività sessuali, non erotiche, sessuali. La maggior parte dei contenuti che gira sulla rete, il motivo per cui noi la paghiamo così poco, è perché sono contenuti di tipo pornografico, attenzione, non pedopornografico, pornografico. Quelli che pagano maggiormente da sempre, storicamente, i costi di gestione di tutta l'imparcatura, di tutta la baracca, sono coloro che hanno avuto un vantaggio gigantesco dalla fruizione di questo tipo di sistema. Ci siamo? In primis, quelli che gestiscono questo tipo di contenuti, perché hanno trovato nella rete un mercato spaventosamente efficace, no? Con un click che garantisce la riservatezza. Prima dovevi andare comunque al negozietto, dovevi entrare tutto trafelato, no? Ripararti, nasconderti, andare lì, scegli quell'altro che sapeva, però io lo so che sei te, insomma, che ci vai, no? Adesso non c'è più questo problema, ok? Quindi il talk show non può sopperire a quello che è un ruolo educativo che ha la famiglia prima ancora della scuola. La scuola per certi versi si sta muovendo in quella direzione, non tutte probabilmente, non tutte le scuole, però io ho notato in questi anni un aumento di sensibilità rispetto a una problematica che la scuola di per sé da sola non riesce ad affrontare, quindi si rivolge ad altri professionisti che possano dare un valore aggiunto, soprattutto nell'aumento della percezione del rischio che si corre in questo tipo di sistemi. Televisione, guarda, io non ho mai creduto che potesse essere, ma nemmeno nella mia generazione, che non c'era tutta sta roba, ok, che guardavamo i cartoni animati un'ora al giorno, perché quella c'era consentita, c'era il Goldrake, Mazinga Z, questa roba qua, insomma, no? Candy, no? Parlavamo di Lady Oscar, proprio al massimo della trasgressione, poteva essere Lady Oscar.
Adesso, cioè, non c'è più bisogno. I ragazzetti hanno una connessione 24 ore su 24. Tutti i ragazzini che io ho visto in questi anni, e parliamo ormai di decine di migliaia di ragazzini, piccoli, ma proprio piccoli, non solo fisicamente, anagraficamente, ma anche a livello di sviluppo socio-psicologico, hanno telefonini. Ma quella proprio non può mancare, cioè sembra una roba, cioè, tu dici, ma scusami, tu a 10 anni, a 11 anni, com'è possibile che hai 2-3 profili Facebook? Perché sei connesso tutti i momenti? Perché c'hai WhatsApp? Cioè, è il bambino che crea il problema. Sapete cosa mi hanno risposto poi, peraltro, quando io a questi ragazzini dico, ma secondo voi il cellulare è il vostro? Tutti, sì, sì, ma secondo voi il vostro papà e la vostra mamma lo possono guardare, che il vostro cellulare, vedere che cosa c'è? No! Detto, guarda che non è così, belli miei, perché la linea telefonica non è intestata a voi, il cellulare non potete acquistarlo, siete minorenni, quindi non c'è nulla di vostro, quindi i vostri genitori non solo possono, devono sapere che cosa combinate, ci siamo? Devono sapere che cosa... E alcune madri che ti guardano e mi dicono, ah, ma allora posso, ma signora, ma... Cioè, no? Dici, ma... Come allora posso? Scusi, mi faccia capire meglio perché non capisco. Come allora posso? Cioè, questi ti guardano scioccati, come dire, come? Guarda che non è qualcosa che, non è segreto. Un bambino, un ragazzino, non può avere una privacy nei confronti dei genitori. Non c'è il concetto che tu violi la mia privacy se mi sequestri il cellulare perché ho preso un brutto voto. Perché questo è il messaggio che passa sotto questo profilo, ed è abnorme. Io non mi ponevo proprio il problema. Noi avevamo i diari segreti, forse, no? Dove c'era il lucchetto che veniva manomesso puntualmente dalla madre e dal padre. Ma ci stava che potesse accadere questo, perché un genitore deve farsi i fatti del figlio. Ci siamo? Non per gusto, per tutela. Non è qualcosa che può fare, è qualcosa che deve fare. E molti genitori pensano che internet, prima lo pensavano alla televisione, no? Una babysitter. Adesso lo pensano che, per certi versi, è molto meno pericolosa di internet. Molto meno pericolosa di internet. Io non mi preoccuperei dei talk show, ma di quello che fruiscono nei blog, nei forum, su Facebook, su altri tipi di sistemi, perché lì non c'è nessun tipo di censura. Se becchi la pagina sbagliata, con lo psicopatico di turno, e ce n'è in sovrabbondanza, ok? Un ragazzino che magari è anche sensibile a certe tematiche, vuoi per esperienze personali, vuoi perché ha bisogno comunque di costruirsi un'identità trasgressiva, che ci sta, perché anche questo è un passaggio fisiologico, che può essere gestito tranquillamente in un percorso educativo normale, lì trova l'inverosimile. Il genitore non lo sa, non si rende minimamente conto di quello che sta accadendo e forse se ne accorgerà quando magari ucciderà zia, nonno e nonna perché gli ha negato 300 euro dal bancomat. Forse se ne accorgerà, forse. Allora diranno tutti, oh, ma era un così bravo ragazzo! Era un così bravo ragazzo, no? Solo che si è rotto il banco, ma te sei un po' arrabbiato, e così ha seccato tutta la famiglia. Perché questo è il problema, questa è l'estrema manifestazione di un percorso che è comunque tragicamente comune. Perché c'è un problema, diciamocelo, proprio di vuoto generazionale. Ci sono molti genitori che si sono arresi, a quello che è un mondo che loro non controllano, quindi delegano agli strumenti e ai contenuti in esso presenti di, in qualche modo, tentare di educare questi ragazzini. Perché sono esplosi i disturbi da deficit dell'attenzione, il disturbo della condotta, il disturbo dell'iperattività? Perché sono esplosi nei ragazzini? C'è stato un virus? Improvvisamente? C'è stato un virus, no? O forse c'è un problema di tipo educativo? Serio? Fondante? Le scorciatoie già non funzionano nella vita reale, nella vita virtuale sono veramente pericolose. Questo è il problema fondamentale. Il lato oscuro è qualcosa di profondamente vicino a noi e si manifesta in moltissime modalità, quotidiane. Noi non potremmo stare senza sta roba adesso. Sì, magari possiamo prendere il cellulare un po' più evoluto, un po' meno evoluto, ma ormai quelli che sono in circolazione tre cose le fanno di sicuro: foto, video e connessione internet. Anche quello da 20 euro lo fa. Ci siamo? Quindi, cioè, il problema non è lo strumento, è il suo utilizzatore, d'accordo? È sempre questo il problema, fondamentalmente. In un contesto in cui ci dobbiamo mettere chiaramente in testa che non è possibile fare tutto quello che ci pare. Perché quello che ci pare ha dei costi. Possiamo anche farlo. Però dobbiamo renderci conto che poi, prima o poi, qualcuno il conto ce lo presenterà. E non sarà un conto
tanto leggero da pagare, probabilmente. Senza contare che oggi come oggi esistono delle aziende, anche in Italia, che fanno del web profiling, quindi vanno a fare uno screening, cioè il candidato all'azienda X, ma aziende importanti, no? Oggi come oggi il lavoro è una criticità in questo paese, no? Quindi figuriamoci quando è un lavoro abbastanza quotato, abbastanza importante. Quindi che fanno le aziende? Chiamano questi esperti e questi qua tirano giù tutto quello che c'è su quella persona nei vari social dove c'è, qualunque cosa combinato dal momento in cui sei iscritto lì, perché hanno delle possibilità particolari. Del resto, per come sono configurati questi sistemi, vi risulta che voi possiate uscire da Facebook? No, potete disattivare il profilo, non lo potete cancellare. Disattivare perché rimane indicizzato. Soltanto quello potete fare, dire vabbè, nel sistema non mi trovi più, ma nel sistema ci resti. Ci siamo? Esatto. La stessa cosa vale per tutti i contenuti che lì c'erano, anche quelli che avete voi dal vostro indice di riferimento cancellato, mica dal sistema. Mica dal sistema. Questo è un elemento fondamentale da tenere sempre in considerazione. E non solo, considerate che adesso col fatto che Facebook si è comprato mezzo mondo, tra cui WhatsApp, tutta una serie di informazioni sono migrate in maniera ondivaga da un'applicazione all'altra. Ok? Tutto questo sistema del cloud, no? Del cloud computing, cioè tutta la messa in circolo delle informazioni, chi ha piattaforma Mac, ma anche chi ha piattaforma Android lo può fare, collega i vari device, ha un profilo di riferimento e cioè, a seconda di quello che decide lui chiaramente o lei, c'è un backup automatico in questo luogo, non meglio precisato, questa nuvola, che contiene tutta una serie di dati su cui noi vogliamo avere garanzia di un backup sistematico, quotidiano. Là dentro, questa roba circola per tutti i vari device. A un certo punto, se la moglie, il marito apre il computer di famiglia e sa un minimo andare a cercarsi le informazioni, ma un minimo, non parliamo di 007, ok? Ha tutte le informazioni che stavano sul cellulare del marito o della moglie, a seconda della questione, in 3 secondi. E magari, questo non è chiarissimo a alcune persone, insomma, che gestiscono questi device per farsi, diciamo, vite parallele, insomma, fondamentalmente, no? Di varia natura, per l'amor di Dio, insomma. Quindi, tutto quello che combiniamo qui, non è che rimane qui, non rimane più qui, non rimane più nulla qui. Perché in particolare gli stalker, quelli più disadattati, quelli più cattivi, usano il web, no? Magari è gente che ha già beccato 1, 2, 3 denunce, non vuole rischiare di avere la quarta, la quinta, l'ordine di protezione, e quindi che fa? Cala la propria patologia, la propria cattiveria, la propria sete di vendetta, chiamatela come volete voi, la propria malvagità, che poi è un mix, diciamo, di varie componenti, qui. Sta seduto qui, non ha bisogno di andare dalla stanza a fianco o a 1 chilometro, a 10 chilometri, a 100 chilometri. Sta qua a casa e ne combina di tutti i colori. Accuse false, blog contro, di tutto e di più. Non ha bisogno di muoversi. Quindi sono strumenti, purtroppo, che hanno creato e allargato in maniera esponenziale la base dei potenziali autori di reati. Di questo tipo in particolare, perché la maggior parte delle persone ha motivi di rancore verso qualcun altro. Nella vita reale, probabilmente la maggior parte di noi, quello che sta sulle scatole, lo ignori, ti limiti a, cioè, magari se capita qualcuno con cui ne puoi dir male, lo fai, no? Ma rimane tutto abbastanza circoscritto, no? La battutina, no? La cosa, però rimane tutto molto contenuto. Se uno che ce l'ha con voi gli piglia male, ha un minimo di dimestichezza con questi sistemi, no, di blogging, crea un blog, fa dei fotomontaggi vostri in situazioni di un certo, manco foto vere, fotomontaggi ma carucci, vi pone in situazioni veramente imbarazzanti e poi divulga questo urbi et orbi in 3 click. 3 click. Morale, questa roba comincia a ciclare nel sistema, no? Fino a che chissà dove arriverà e vi crea, basata sul nulla, un problema.
perché magari un datore di lavoro, una persona, un possibile cliente, mettetela voi, vi cercherà e troverà delle informazioni incoerenti su di voi, nella migliore delle ipotesi. Oppure, altra ipotesi assolutamente molto molto frequente, no? Classico ex amante, ex fidanzato, ex partner, con cui in momenti di passione sfrenata abbiamo avuto la malaugurata idea di fare qualche scatto un po' partiti, quelli che non vorremmo far vedere i nostri nipoti, per intenderci, ok? E poi l'idillio finisce, ecco, diamo un'altra informazione, l'amore finisce, quando dura un anno e mezzo già signore grasso che cola, ok? Diciamoci queste cose, mettiamole sul tavolo, no? L'amore finisce, dopo rimane la stima, l'affetto, rimangono tante belle cose, ma quel tipo di passione che ci spinge a fare le peggio cazzate, che è una vera e propria condizione psicopatologica, a mio modestissimo modo di vedere, ok? Perché c'è un eccesso proprio di sostanze che sono stupefacenti, una tra queste è l'ossitocina, ok? E ho la mia particolarissima teoria sul mondo e sull'amore, no? Però, dopodiché, la tua visione di quella persona può cambiare in maniera significativa. Guardate, a me è successo, io mi sono trovata davanti a una persona e ho detto, ma cos'è questo? Cioè, l'ossitocina era finita, mi era tornata la vista e ci aveva avuto dei problemi non indifferenti, ci siamo. Per cui, altra cosa che non va mai fatta, bisogna dirlo, è questo tipo di cose. Ci siamo? Perché questo tipo di contenuti, quando girano su questa roba qua, sono pericolosissimi. Pericolosissimi. Ci siamo? Perché noi affidiamo un pezzo della nostra intimità a qualcuno che oggi c'è e gli vogliamo un bene dell'anima. Domani? Chi può dirlo? E se questo qui non è proprio la persona che pensavamo? E se per gusto suo, e certi maschietti ce l'hanno un po' questa cosa qua, insomma, no? Diventa una sorta di esame di maturità sessuale da mostrare al primo venuto per dire guarda qua che mica stiamo a giocare, insomma, eh? Cioè, ve lo sentite? Cioè, ritenete che sia una cosa da fare? Per cosa poi? Per celebrare un momento di passione? Fatevi comprare un diamante, se proprio volete celebrare un momento di passione. Fatevi comprare una macchina, un appartamento, a seconda poi di con chi ci avete questa passione. Ci siamo. Ma le foto lasciatele perdere, le foto, i video, queste cazzate qua, lasciatele perdere, perché questa roba la pagate, prima o poi andate a pagarla, e questo è l'unico modo per proteggersi realmente, perché una volta che il danno è fatto, e guardate che di ragazzette distrutte per comportamenti di questo tipo, sì, ora ci sono anche le web chat con i messaggi che si autodistruggono entro 10 secondi, sì, vabbè. Non è proprio così. Quindi, cioè, questo tipo di... Ma vale anche per i ragazzi questo, anche se principalmente l'impatto è sulla componente femminile. L'unico modo per proteggersi è di evitare certi comportamenti. Il ragazzetto che mette la foto completamente ubriaco, quello che ha tutti i bicchieri vuoti di birra davanti e ne alza, ne solleva l'ennesimo. Cioè, a voi sembra una cosa tanto divertente. Guarda che può essere che per qualcuno che magari deve decidere su di voi, tanto divertente non lo sia. Cioè, c'è bisogno di mostrare, la goliardia una tanto non disturba nessuno, d'accordo, ma c'è bisogno di mostrare proprio se stessi in tutte, cioè proprio il calendario da gennaio a dicembre, cioè c'è bisogno di fare una roba del genere? Non credo. Quindi, una volta che entri in quel meccanismo, uscirne, ad oggi è impossibile, questa è la realtà che dovete mettervi in testa, e di gente pronta a sfruttare quel tipo di vostri contenuti in maniera assolutamente negativa, ne troverete quante ne vorrete. La fiducia non è un assegno in bianco che noi firmiamo una persona vita naturale durante, la fiducia è un rapporto che va continuamente rinnovato. Voi non lo sapete se la persona che avete oggi davanti e che vedete come la persona migliore del mondo, dopo un mese, un anno, due anni, sarà ancora così. E voi gli mettete in mano una bomba atomica in grado di deflagrare nella vostra vita? Questa roba non va fatta ed è l'unico modo per evitare i rischi. E vi assicuro che si vive lo stesso, voglio dire, i momenti di passione sono qua che te li devi tenere.
gli fermo immagine, tienteli qua, eh? Non serve tenerli altrove, ve lo posso assicurare, a meno che uno non abbia aspirazioni pornografiche, e allora un altro paio di mani, cioè anche legittima carriera se uno la vuole intraprendere, ma che lo faccia consapevolmente, perché diversamente può diventare poi un pochino triste. Perché? Perché questa è una tecnologia che non perdona nessuno, e di questo bisogna cominciare realmente a prendere consapevolezza. Questo tipo di tecnologia impatta purtroppo in maniera assai migliorativa sui vecchi reati, no? I primi ad accorgersi della potenzialità favorevole della tecnologia sono stati proprio coloro che appartenevano a organizzazioni criminali, sono quelli che sono in assoluto più aggiornati sotto il profilo tecnologico, che riescono a creare vere e proprie infrastrutture parallele a quelle istituzionali, perché chiaro, loro non hanno problemi di budget, no? Non hanno problemi di fare la gara per avere il miglior portatile, il miglior cellulare, la migliore rete e quant'altro, no? Ma indubbiamente l'avvento di queste tecnologie ha creato anche tutta una serie di nuovi criminali, e di queste tipologie noi parleremo in particolare in questi due giorni insieme. In particolare tutta la parte legata alle truffe online, al cyberstalking, al cyberbullying, a tutto quello che è il comportamento legato ai ricatti per contenuti di questo tipo su internet, alle minacce, alla prostituzione via web, alle violazioni dei sistemi informatici e compagnia cantando. E ce n'è anche qui in continua evoluzione. Lo spamming, no? Volto a, probabilmente molti di voi avranno ricevuto centinaia di messaggi della presunta banca vostra o non vostra che vi scrive: oh guarda che ti hanno bloccato l'account, rimetti le credenziali così poi ti aiutiamo noi, non ti preoccupare, no? Le banche chiaramente hanno insomma avuto modo di correre ai ripari e si sono dotate di sistemi di protezione via via più evoluti. Ora diciamo questa parte qui di attacchi, insomma, nella stragrande maggioranza dei casi va a vuoto. C'è stato un periodo che non era propriamente così, soprattutto su alcuni circuiti bancari particolarmente diffusi nel territorio, dove effettivamente c'era la possibilità per un utente non consapevole, non particolarmente esperto, di cadere nella trappola, perché comunque, sai, se ti dicono che ti hanno violato il conto, che è una situazione, e la mail è scritta in maniera abbastanza coerente, c'è anche chi, in maniera distratta probabilmente, ma può anche cascarci. Il problema fondamentale è questo, è la creazione di nuovi potenziali criminali, che altro non sono che le persone normali, con difficoltà relazionali. Chi non ce l'ha? Chi è che non ha oggi un amico, un collega che non è separato, che non ha problemi con magari con la moglie, con l'amante o chi per lei? No? Che hanno motivi per lamentarsi col datore di lavoro perché non si sentono trattati adeguatamente, il contratto non è quello giusto e compagnia, anche qui, no? Che si sentono pagati in maniera non consona al livello di prestazioni che riescono a garantire, no? Anche qui penso che la sensazione di essere sottopagati ce l'abbiamo più o meno tutti, nonostante insomma, no? A prescindere da... Che hanno delle aspirazioni, cioè un ideale di se stessi molto più ampio, molto più elevato rispetto a quello che la vita reale gli restituisce. Magari pensano di avere delle qualità molto più importanti rispetto a quelle che magari si trovano a impiegare o a manifestare nel lavoro che svolgono, che magari è un lavoro dal loro punto di vista sottodimensionato. Quanto c'è di gente che pensa di essere magari in grado di fare il marchione della situazione, invece va a lavare le scale, no? Per cui immaginatevi che, no? Che sensazione negativa, che frustrazione, che vissuto comunque patologico a lungo andare questo tipo di situazione può generare. Insoddisfatti per la vita in generale. Qui, anche qui siamo un po' nel regno, probabilmente, cioè, non lo so, trovatemene uno che non lo è, probabilmente, che forse facciamo prima, no? Da questo punto di vista. Difficoltà finanziarie personali. Mai come in quest'anno ricevo richieste su Facebook di gente che chiede 100, 200, 300 euro di prestito, perché non ce la fanno a campare. Gente che magari lo vedi che
lo fa con estremo dolore, con estrema sofferenza, con estremo disagio, no? Quindi le difficoltà di tipo finanziario, capirai, disturbi psichiatrici e abuso di sostanze, e o abuso di sostanze. Anche lì, allora, un disturbo di personalità non si nega a nessuno, abbiamo detto, insomma, no? Cioè, voglio dire, cerca, cerca, qualcosa trovi, fondamentalmente. L'abuso di sostanze fai presto, anche l'alcol, voglio dire. Quindi, voi metteteci, rimescolate un po' gli ingredienti, chi salta fuori? Il 99% della popolazione generale. O in un punto, in un altro, o in più di uno, ci rientriamo molti di noi, quasi tutti, fondamentalmente, no? Cioè, giusto, non lo so, forse Bill Gates sta fuori dalla questione... No? Quindi, cosa significa questo? Che grazie a una sottopercezione, quindi un sottodimensionamento della percezione della gravità di quello che viene fatto, perché io non c'ho davanti una persona, c'ho davanti uno schermo. Se io devo litigare con lui perché mi ha fatto uno sgarro e lo devo andare a cercare, ma mi ci devo confrontare, intanto mi devo avvicinare, devo dirgli delle cose guardandolo in faccia. Percepisco la sua aggressività, percepisco il suo disagio, percepisco un'attivazione perché si offende, di conseguenza, no? Diventa anche più aggressivo lui a sua volta. Si innesca un circuito di questo tipo, è molto più facile che io gli scrivo di tutto da una tastiera, magari nascondendomi anche dietro un account falso, no? È molto più facile. Probabilmente di quelli qua presenti, due sarebbero in grado di venire da te e dire: oh, ma stiamo scherzando? Che hai fatto? No? Gli altri, probabilmente, sto facendo un calcolo, preferirebbero crearsi un account falso, una mail falsa e riempirti di insulti, no? In tutti i modi, perché è qualcosa di molto più facile da fare. In termini proprio di riscontri percettivi, l'ansia che io devo gestire per confrontarmi con te è molto superiore rispetto a quella che posso avere con l'idea di creare un account falso, vivendo poi nell'illusione di un anonimato che poi abbiamo visto non essere assolutamente così garantito, ma è molto più facile, no? Se io devo fare uno scherzo a una persona che mi ha fatto, cioè, che mi ha fatto un dispetto e devo, che ne so, decido di rigargli la macchina sotto casa, sotto l'ufficio, intanto devo scendere di sotto, procurarmi un oggetto, avvicinarmi alla macchina furtivamente senza farmi vedere, prendere la chiave, il cacciavite, quello che è, avvicinarmi alla portiera facendo finta di nulla, no? E dargli una bella rasoiata, d'accordo? Ma è molto più facile che magari, che ne so, gli faccio un defacing sulla sua pagina, oppure gli faccio comunque anche lì un'altra mail piena di insulti, minatoria, facendogli credere che qualcuno ucciderà lui e la sua famiglia, per dire, no? Sì, vi assicuro che è un mondo particolare, dove succede veramente di tutto. Succede regolarmente, magari nascondendomi dietro il computer di un collega e quindi magari prendendo due picciori con una fava, facendo colpa a un altro di quella mail. Molto più facile che non scendere per strada, no? Ecco, questo è il problema. Ciò significa che se è molto più facile, vuol dire che molte più persone saranno in grado di farlo. E questo ha reso la popolazione generale, purtroppo, target per questa tipologia di criminali, in particolare cyberstalking, cyberbullying e tutte le attività volte alla parte, diciamo, all'aggressività espressa nei confronti di altre persone via internet, comunque tecnomediata, ok? Indubbiamente tra quelli maggiormente a rischio in questo tipo di settore vi sono i minori, ma non perché gli adulti non siano fuori dai giochi e quindi siano, no, figure tutelate. Guardate che ne succedono di tutti i colori anche su Facebook. La signora che è sparita l'anno scorso, Maria Chiara Albamonte mi pare si chiamasse, 60 anni compiuti, viveva a casa con la sorella gemella e la madre novantenne, le indagini si sono concentrate sulle sue frequentazioni di Facebook. Perché sta donna si era talmente fatta prendere da Facebook che praticamente una bella sera l'hanno vista uscire dalla sua casa e non ha più fatto ritorno. Il 3 marzo del 2013, più di un anno, scomparsa nel nulla. E la pista, si è scoperto che aveva una vita, diciamo, reale, normalissima, anzi probabilmente per certi versi anche un po' noiosa, che viveva a casa con madre e sorella e viveva nella speranza di trovare l'anima gemella, insomma, no? Però su Facebook aveva una vera e propria doppia vita, nel senso un florilegio di conoscenze, di situazioni un po' particolari, e si ritiene che una di queste possa essere coinvolta nella sua misteriosa sparizione. Anche lì, questo è un altro target a rischio da diversi punti di vista,
La signora di 60 anni, comunque con un buon gruzzoletto da parte, perché non ha mai speso niente, che lavorava e quant'altro, becchi quello che la fa invaghire, no? La intorta per bene e poi magari con l'obiettivo di truffarla, di gestirla in un certo modo. Sono molte le situazioni di questo tipo che possono essere purtroppo ricreate. Indubbiamente i minori però sono un target estremamente appetibile per i cybercriminali fondamentalmente. E da lì abbiamo gli scenari più disparati: molestie verbali, tentativi di adescamento, fruizione eccessiva di pornografia. Ma ripeto, per un minore fruire di pornografia su internet è un giochetto da ragazzi. Cioè, ne fruisce anche se non vuole, perché se la trova spalmata ovunque. Andate su un sito di un banale quotidiano e ditemi voi se è normale vedere ovunque tette e chiappe di qualcuno. Non è normale. Nelle miniature lì, cioè su un quotidiano online disponibile e consultabile da chiunque. Cioè, possibile, ci poniamo tanti problemi, il codice di autoregolamentazione a destra manca, ma lo applichiamo sto codice, perché a me non mi sembra mica tanto. La maggior parte delle pubblicità sono con donne nude o seminude occhieggianti e in qualche modo, no, invitanti. Questo cos'è? Non è pornografia? Beh, gli assomiglia parecchio allora. Posso assicurare che gli assomiglia parecchio. Per un adolescente di 14 anni questo qua è pornografia a tutti gli effetti, non è che al resto ci pensa lui, d'accordo? Quindi, esposizione a modelli devianti, pagine che istigano all'odio razziale, alla discriminazione, alla violenza sulle donne e compagnia cantando, alla violenza contro gli omosessuali, danni fisici d'abuso da internet, stanno aprendo come veramente stanno nascendo come i funghi i centri per gestire le dipendenze online, non solo quelle patologiche da gioco che immagino abbiate già trattato, ma proprio quelle da internet. Del resto io vi invito a fare una prova, e qua mi odierete in maniera sicuramente importante, vi invito a fare una prova, un giorno, no, una settimana mi avreste guardato proprio, rischiavo la pelle io, un giorno senza connettervi, un giorno. Qualcuno se la sente, provate a vedere quanto resisterete, probabilmente non ce la farete a stare un giorno senza connettervi. Questo è già un indicatore di dipendenza, di medio livello. Cioè, ci rendiamo conto? Cioè, questa è già una dipendenza di alto grado, non è più medio, qua siamo un passo in più. No, e comincia ad avere una manifestazione di aggressività, di rabbia, di disagio, comincia a sudarti le mani, hai un aumento del ritmo cardiaco, sono tutte manifestazioni di dipendenza. No, ma sto scherzando, eh. Esatto, esattamente. Quindi, alla domanda, provate un giorno a stare senza connettervi a nessun social, lo sguardo di odio che vi ha attraversato, la parte superiore del volto, mi è sufficiente per stabilire che sappiamo bene di cosa stiamo parlando, insomma, che lo conoscete bene il problema. Perché piano piano, in maniera subdola e progressiva, questa realtà, davvero come una ragnatela, invisibile ma assai resistente, ci ha avvolto. Non ci riusciamo. Che cos'era questo problema? Cos'era quello? Una cicala, prima, cioè, transgenica, perché è una roba che c'era il microfono davanti. E ci ha completamente avvolto, e non, a pensare di non connetterci, una punta di disagio, non voglio essere ottimista, una punta di disagio ce l'abbiamo tutti, io per prima. Ma già, infatti, stato Sì, come se dovessimo ricevere il messaggio del Papa, non credo sinceramente, voglio dire, non so che tipo di messaggistica dobbiate ricevere, ma messaggi proprio, non è che WhatsApp si salva la vita, cioè voglio dire, non è così, cioè si può anche riceverlo con una latenza un messaggio, non succede niente, ci siamo, cioè se noi abbiamo questo tipo di visione cominciamo a porci il problema che probabilmente qualcosa non va e dovremo cambiare le nostre abitudini di fruizione di questi strumenti, prima che sia troppo tardi, ossia prima che la nostra vita reale abdichi nei confronti di quella virtuale, perché a quel punto subentra la patologia vera e propria, e di gente che vive ormai completamente proiettata lì, in un mondo che comunque non esiste, di rapporti, di relazioni, di conoscenze totalmente finte, ce n'è quanta ne volete,
che nella vita reale, cioè quella che gli consente di mangiare tutti i giorni, non ci sta più. Non ci sta più. C'è anche la metafora, no? Quando non siamo connessi, che siamo stati fuori dal mondo. Quando invece poi il mondo reale è quello senza internet. Lo so, ma ormai questa differenza ha poco senso. Appunto, il mondo reale diventa quello virtuale. Sì. Quindi ripeto, mi sento fuori dal mondo. Se però uno si ferma un attimo e ragiona su che cosa esattamente gli manca di quel mondo, si rende conto che in realtà quello che gli manca è il fatto di poter occupare la testa altrove. Che, insomma, guardate, vedete, nella nostra specie c'è un problema di fondo. Uno degli elementi che rende così vulnerabile la nostra specie e ci condannerà probabilmente all'oblio nell'universo presto o tardi, è questo. Siamo dei grandi risparmiatori di energia cognitiva. Alcuni ci riescono benissimo, Cervelli mai usati, nuovi, precisi proprio, no, mai usati. Sapete la barzelletta? C'è un tizio, no? In un futuro lontano che deve farsi un trapianto di cervello perché purtroppo si è ammalato. Va da sto medico e gli dice: senti, io purtroppo ho questo problema, so che tu fai questi trapianti, che costi ci sono? Perché insomma, devo anche un po' capire se ce la faccio a pagare l'operazione. Non ti preoccupare, guarda, ci sono diversi tipi di offerte, sono prezzi un po' per tutte le tasche. Allora lì, guarda, su ha un cervello di donna, sui 45 anni, vedi com'è, in buonissime condizioni, sono 10.000 euro. Ma di là, vedi, questo qua invece è un cervello di uomo, no? Vedi, proprio scintillante, cioè, costa invece 150.000 euro. E dice, ma scusa, perché questa differenza? Cioè, più o meno, voglio dire, non è che mi sembrano, a vederli mi sembrano tutte e due, no? In buono stato. Cioè, e no. Quello dell'uomo è nuovo, quello della donna è usato. Quindi il costo, cioè, cervello usato, cervello usato, capito? Cioè, quell'altro è nuovo, nuovo di pacca proprio, mai usato, non ha mai visto un pensiero. Mai, capito? Per cui è proprio una cosa. No, ma al di là di questo, ovviamente essendo sessista dovevo manifestarlo in qualche modo, insomma, no? Simpaticamente, naturalmente. Qual è il problema fondamentale? Che noi siamo veramente bravi a non usare la nostra capacità di pensiero, perché è la parte che ci consuma di più, no? La maggior parte delle persone, qui abbiamo anche diversi psicologi e psicoterapeuti, la maggior parte delle cose che ci ammalano sono quelle che ci portano al lavorio, no? Pensiero continuo, la preoccupazione, lo stress, è qualcosa che va a erodere la nostra energia cognitiva, la nostra energia emotiva e ci consuma proprio non solo dal punto di vista energetico, anche dal punto di vista fisico, dal punto di vista proprio di vitalità, no? Di voglia di vivere. Quindi, perché? Perché consumare energia cognitiva porta a un livello proprio di stress a carico del nostro organismo complessivamente molto elevato, quindi dobbiamo, non possiamo avere paura per troppo tempo, non possiamo provare angoscia per troppo tempo, perché ne moriremmo, perché il sistema va in crash, non ce la fa a sostenerla questa situazione. Per cui l'energia cognitiva va gestita con attenzione e con parsimonia. Alcuni bypassano il problema, non la usano proprio e stanno su Facebook, vivono lì benissimo, sono tranquilli, come dire, non pensano, sono talmente proiettati in una realtà che non è la loro, la dimenticano la loro vita. Non c'è nulla di così interessante, parliamoci chiaro, di cosa c'è di così interessante dentro queste pagine che ci trattengono per ore e ore e ore tutti i giorni? Oggettivamente, quando è l'ultima volta che avete visto una roba veramente interessante, questa cosa mi sono aggiornato, mi è servita, o una cosa divertente? Obiettivamente, non dovete rispondere a me, rispondete a voi stessi. Cioè, cercate di comprendere perché state lì. Che cosa state cercando di evitare nella vostra vita reale? E quella è una fuga, ragazzi, esattamente come la tossicodipendenza, solo che questa è molto più socialmente accettabile, insomma. Ma è la stessa roba, Il principio di funzionamento è lo stesso. Vado via, torno subito, ma sono via altrove. Non ci sono su quello che la mia vita reale mi impone, dove posso incidere nella mia qualità della vita veramente, anziché proiettarmi in una vita completamente finta dove basta semplicemente mentire e tutto va a posto magicamente. Guardate il tipo di dati, prego. Ah, perché stavo con la mano. Dal mio punto di vista, io lavoro nei servizi sociali, sono un funzionario dei servizi sociali, mi viene sempre chiesto dalla pubblica amministrazione di risolvere, parzialmente perché non è che intervenire su questo problema con progetti di impegno per i ragazzini, per esempio, durante
durante il periodo estivo, cioè affinché si possa prevenire un meccanismo del genere, cioè di progettare l'alternativa a questo mondo che dà comunque gratificazione, perché c'è una gratificazione, ma la creiamo noi. Che tipo di gratificazione? E questo è il discorso. Su cosa si basa la gratificazione, che è profondamente sbagliata? È questo, infatti è questo. Però c'è anche, è anche un serpente che si morde la coda, perché per come la penso io, siamo noi stessi a generare questa dipendenza. Certamente. È come lo Stato sponsorizza le sigarette. Creiamo noi la dipendenza, però poi a distanza di tempo lo Stato stesso ci ha scritto fa male alla salute, però intanto però continua a vendere, continua a vendere, cioè ci propone sul mercato, cioè questa cosa, l'alcol, cioè qualsiasi tipo, è una, quello di cui non siamo preparati adesso, come diceva la mia collega, e come tutte le nuove cose che comunque creano piacere, perché bene o male non ci preparano a ci preparano all'uso, ma non alla risoluzione dell'abuso, cioè ai danni che questo può causare. Vabbè, c'è una concezione... il problema che l'abuso sia l'obiettivo. Infatti è questo che mi portava a ragionare su questa cosa. Cioè l'abuso è l'obiettivo. L'abuso è l'obiettivo, ma è l'obiettivo. Purtroppo questa strategia trova campo libero e purtroppo grande efficacia. Ecco. Perché tutto hanno fatto in questi anni tranne che incentivare la capacità delle persone critica ad affrontare quello che hanno davanti. E c'è un progetto purtroppo molto chiaro da questo punto di vista. E poi comunque i soggetti che sono abilitati al processo che diceva lei di educazione, tipo la scuola, non riesce secondo me ad intervenire perché ha dei tempi completamente differenti. Cioè non riesce, anche volendo inserire in un ambiente scolastico come pensavamo noi sin dall'inizio, una materia che potesse in qualche modo essere insegnata, ma siamo noi stessi ad essere impreparati, perché siamo la fascia, come ha detto lei, generazionale adulta, non è in grado. Esistono dei formatori che lo possono fare, ma esiste la possibilità il problema di creare è farlo dei comprendere, percorsi formativi. Farlo comprendere all'istituzione ma scuola. Ma guardi che è l'unica strategia possibile, se non si individua... non ci sono agenzie educative che possono essere... La famiglia non lo può fare, cioè è inutile che stiamo a cercare di investire su qualcosa che tanto è inutile, perché... La mamma, che è la figura di riferimento comunque dei bambini nella fascia d'età maggiormente diciamo sensibile a certe sollecitazioni, tipicamente non ce la fa, già c'è tante cose a cui pensare, non possiamo delegare a questo, ed è talmente complesso questo tipo di ambito che non può essere un genitore che magari non necessariamente ha delle risorse culturali particolarmente elevate. La scuola dovrebbe farlo, adattandosi a quella che è una realtà devastante, che ormai non può non essere notata e inglobata. Inoltre che continua a insegnarmi la storia della guerra di Pirro. Cerca di darmi qualcosa comunque, mi sta bene anche la guerra di Pirro, nella giusta proporzione, ma dammi degli strumenti dove oggi io posso avere un vantaggio nell'utilizzarli, perché mi difendo meglio, sono più consapevole, acquisisco capacità critica. C'è un altro problema: la rete è popolata di informazioni, sì, la maggior parte sono stronzate, scusate il francese. Infatti. Ok? Ci sono bufale ogni due righe, ci siamo. Per cui un altro grosso problema oggi è di insegnare a questi ragazzini, ma anche agli adulti, a distinguere tra il segnale e il rumore. Ossia, tra le informazioni che hanno una ragion d'essere e le altre, che sono la maggior parte, che purtroppo sono completamente figlie dell'improvvisazione, della manipolazione, proprio della superficialità, proprio delle balle. Non più tardi di 6-7 mesi fa mi chiama una giornalista, mia amica, perché si era diffusa la notizia della morte per suicidio di Michele Misseri. Io ho conservato l'articolo, peraltro su un settimanale importante e affidabile, c'era nell'edizione online la notizia, non solo, guardate bene, non solo che fosse morto questo signore, ma che si fosse suicidato impiccandosi ad un albero vicino al pozzo dove venne trovata Sara. Quindi una roba, cioè non solo l'evento, ma addirittura la modalità, tutto, come potete ben vedere tranquillamente voi, completamente inventato, diffuso, divulgato da un settimanale comunque importante, non la Gazzetta dei Noatri, ci siamo, cioè un settimanale importante. Quindi ripeto, il problema oggi è quella notizia, è ancora lì che cicla,
Quando poi morirà realmente, speriamo più tardi possibile, ci mancherebbe altro, no? Scopriranno che in realtà forse è morto due volte, è l'unico che insomma, è morto due volte. Ma mica solo quella, io vi cito questo caso perché per l'abnormità della notizia data con una leggerezza spaventosa, con una leggerezza spaventosa, cioè uno che fa una roba del genere scrive su un settimanale così importante, ma possibile che non ti sinceri della fonte prima di scrivere una roba del genere? Per qualche ora tutti erano convinti che fosse andata così, immaginatevi la situazione, per dirvi su una cosa comunque sia, no? Abbastanza nota, ma chissà quanto circola di totalmente falso, non impreciso, totalmente falso, su materie in cui io e voi non abbiamo degli strumenti conoscitivi particolari per poterci difendere. E magari prendiamo per buone delle merite stupidaggini. Cioè, quindi noi dobbiamo cominciare a pensare che, ripeto, quello che arriva da qui, prima eravamo convinti che quello che c'era in televisione era tutto buono. Adesso questa cosa un po' è entrata in crisi, no? Ci sono un po', l'ha detto la televisione, quindi era l'oracolo di Delfi, no? No? Moderno, la televisione. Ora questa cosa un po' scema, cioè è ancora nelle generazioni di un certo tipo, ma quelle più, diciamo, più nuove è un po' scemata. Però c'è la rete non è il luogo, il depositario della verità. Non lo è, non è il depositario di buoni comportamenti, non è un sistema che si autoregolamenta e risolve tutte le situazioni, ma manco per idea, non lo è assolutamente, è un territorio, in larga parte peraltro inesplorato, vogliamo parlare di Darknet, di tutto il livello che sta sotto quello che noi conosciamo, dove si muove veramente la nefandezza più assoluta, di ogni tipo, dal traffico d'armi al traffico di organi, al traffico di bambini e passando per il traffico di stupefacenti e di vite umane, vogliamo parlare di quello? Sotto i nostri occhi? Cioè, quindi non è, ripeto, il mio obiettivo oggi non è quello di spaventarvi, non è questo il mio obiettivo è quello di rendervi consapevoli e di crearvi un filtro più efficace, non un parental control, programmini che un bambino medio di intelligenza media bypassa in 3 minuti, 5 se voglio esageriamo, se proprio è annoiato quel giorno, ok? Quindi non può essere la tecnologia che ripara dalla tecnologia, che protegge dalla tecnologia. L'unica fonte su cui bisogna investire è il fattore umano. Le persone, tutte le persone, in particolare quelle che hanno minori strumenti conoscitivi, minori strumenti personali, minori strumenti evolutivi. Non siamo mica tutti uguali, eh? Quello che io prendo per uno scherzo, se magari vedo delle cose che mi riguardano un po' fastidiose e dopo 3 secondi me lo sono già dimenticato, per qualcun altro di voi può diventare una cosa intollerabile, che via via, giorno dopo giorno, si insinua nella qualità della vostra vita, che vi rende tristi, che non vi dà più la possibilità di gioire profondamente delle cose belle che vi succedono. Questo è il problema. Quanto impatta sta roba nella vita vera delle persone? Cioè quella in cui ti alzi la mattina e ti guardi allo specchio e ti devi lavare i denti? Ci siamo? Quanto impatta? E lo vedremo che impatta in maniera devastante. Senza contare che ormai la stragrande maggioranza di queste piattaforme sempre più spesso diviene scena del crimine. E lì si apre tutto un altro scenario, anche perché, immagino ve l'abbiano detto, diversamente ve lo dico io, per questa categoria di reati, cioè quelli che passano attraverso la diffamazione via web, il cyberstalking, cyberbullying e compagnia cantando, l'unico vero strumento che ha la vittima è di trasformarsi in investigatore, cioè di sincerarsi, di acquisire tutti gli elementi che la riguardano, perché se aspettano che lo facciano, insomma, gli organi deputati, potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un problema, diciamo, perché la tempestività non regna sovrana, ok? Quindi realisticamente, ora ripeto, col massimo rispetto per il lavoro di tutti e delle difficoltà che tutti incontriamo, l'obiettivo è anche di dirvi questo, cioè attenzione perché i primi a dovervi difendere siete voi. Se voi per primi non sarete in grado di costruirvi in qualche modo le prove, difficilmente lo farà qualcun altro, perché alcuni tipi di contenuti devi pensarli subito, diversamente possono anche essere cancellati, distrutti, bypassati. Il danno te l'hanno fatto, ma tu non lo puoi dimostrare. Quindi anche lì bisogna essere tempestivi, quindi farsi dare delle indicazioni su come cristallizzare in maniera utilizzabile in un possibile dibattimento il tipo di contenuti che vi disturbano. Perché diversamente l'archiviazione è dietro l'angolo. E ti saluto, ok?
La guerra per le informazioni, altro problema importante. Le informazioni sono ormai il vero tesoro, di tutti i tipi, quelle afferenti al mondo imprenditoriale, quelle afferenti al mondo personale, delle persone, alla sfera intima, ai gusti sessuali, alle frequentazioni, no? Al tipo di situazione che viene veicolata. Sono tutti elementi fondamentali che possono essere oggetto di attenzione malevola, per i motivi più vari, ci siamo? Ma purtroppo estremamente ampi. Ripeto, noi ormai giriamo con un domicilio virtuale, cioè quello che noi, quelli insomma della mia età, conservavano nelle scatolette poste nell'armadio, chiuse, no? Il diario segreto, le foto del primo amore, compagnia cantando, non so, voglio dire, primo dente da latte, no? Non so, insomma, le cose che in qualche modo segnano delle tappe, no? Nella vita delle persone, le più varie, probabilmente oggi ce l'abbiamo qua, le foto nostre, le foto delle persone a cui vogliamo bene, da cui ci sentiamo attratte, le situazioni che ci riguardano, le password della banca, piuttosto che, non lo so, tutto quello che è il nostro mondo, ma in termini concreti è qua, tutto qua, nel bene e nel male. E queste informazioni, ripeto, hanno un valore e purtroppo hanno anche un prezzo. E avendo un prezzo vuol dire che ci sono dei compratori interessati ad acquisire varie tipologie di informazioni, che sono il vero tesoro oggi, cioè il vero obiettivo ormai non è spostare denaro. Il denaro oggi non esiste più quasi. Il denaro cos'è? È un numero su un conto. La carta di credito sposta numeri, il bancomat numeri. La fisicità della carta che i nostri nonni ci mettevano sotto il materasso, non ce l'abbiamo più. La percezione di quanto denaro abbiamo, noi non ce l'abbiamo più. Non lo vediamo il nostro denaro. Abbiamo dei sistemi che ci dicono un numerino e in base a quel numerino ci dobbiamo preoccupare o meno e facciamo le scelte di quello che dobbiamo fare. Un numero, né più né meno. E in quanto tale è estremamente manipolabile. Quindi, noi, ripeto, è una realtà molto liquida quella in cui viviamo, dove bastano veramente 3-4 click nei sistemi giusti per fare un bel danno a una persona. Allora, e poi ci sono innumerevoli fattori che in qualche modo contribuiscono ad alimentare proprio la componente oscura, no? Quella più problematica, quella da cui attingono poi le persone che sono desiderose di fare del male agli altri, e magari tra questi altri ci siamo anche noi. La creazione di nuove opportunità per i criminali, organizzati e non, l'evoluzione dei comportamenti e degli schemi criminali tradizionali sulla spinta delle enormi facilitazioni assicurate dalle nuove tecnologie, la grave sottostima della percezione del rischio e del crimine da parte della maggioranza degli utilizzatori, noi compresi. Quanti di voi hanno una reale conoscenza, a parte quelli insomma di area giuridica, della normativa che vigila proprio sulla cosiddetta giurisprudenza informatica? Quasi nessuno. Cioè, guardate che violare la posta elettronica del proprio compagno o della propria compagna è come violare la corrispondenza, la stessa cosa, non è che cambia solo perché c'è un computer aperto davanti, è la stessa roba, si rischia allo stesso modo e non è proprio roba tanto banale, per dire, no? Sono il reale e il virtuale, non è molto, molto diverso sotto il profilo della gravità di quello che si commette. L'evidenziazione dei limiti oggettivi delle leggi nazionali al contrasto dei crimini che sono prevalentemente transnazionali. La maggior parte dei siti che veicolano contenuti di un certo tipo, come ad esempio quelli pedopornografici, sono localizzati in cosiddetti paesi canaglia, ossia paesi in cui quel tipo di messa a disposizione di materiale non è un reato. Ragion per cui quelli che vanno a gestire i siti se li vanno a localizzare lì, in modo tale da poter fare, sì, ma non è che siano paesi proprio terzo mondo, ci sono paesi assolutamente, tra cui anche gli Stati Uniti fino a qualche tempo fa, consentiva che questo avvenisse, quindi non è che parliamo proprio di paesi, problematici. La maggior parte poi delle transazioni che avvengono attraverso questo tipo di sistemi
avvengono tramite la carta di credito, molto spesso American Express. Quindi non è che parliamo di circuito completamente fuori dal mondo, Poi, la diffusa scarsa propensione della denuncia in questo tipo di reati, c'è anche una scarsa fiducia nella capacità da parte dell'autorità giudiziaria di contrastare questo tipo di reati, ecco perché c'è anche una bassissima propensione a denunciare, a meno che non vi siano state conseguenze particolarmente diciamo gravi, perché un po' si è diffusa la percezione, la sensazione che molti di questi reati vanno nel dimenticatoio fondamentalmente o non trovano poi un riscontro sotto il profilo operativo. E poi naturalmente la percezione profondamente alterata che fa credere questi soggetti di essere sostanzialmente invisibili, quando è molto difficile realmente muoversi in maniera invisibile sulla rete ed è competenza ascrivibile a soggetti di alto profilo, sia criminale che di competenza tecnologica. Diversamente, qualche traccia come un moderno pollicino in giro la lasci e tipicamente poi trovarla non è un grosso problema. Anche il migliore ed evoluto dei sistemi di sicurezza non è migliore del più stupido dei suoi utilizzatori. È una catena, Quando ci sono gli anelli deboli è un problema per tutto il resto della catena, non è un problema solo per l'anello, Per cui questo è il problema e questo è il motivo per il quale quasi sempre le infezioni, per esempio con malware o attacchi su ampia scala, trovano riscontro, perché prima o poi qualcuno nel sistema che ci casca come una pera e fa partire l'attacco a 360 gradi lo trovi. È matematico in ogni tipo. Oggi l'entusiasmo tecnologico non fa prigionieri se non è accompagnato dalla consapevolezza dei rischi che si corrono. Questo va fatto a chiunque, deve essere proprio, è una nuova forma di educazione civica, perché ormai anche lì la nostra vita si estrinse, che si manifesta. Quindi non possiamo non conoscere le regole, quantomeno quelle che ci aiutano a difenderci, noi e i nostri figli. Qualche esempio? USA, boom di truffe su internet, rubati 560 milioni di dollari. 24 ore, cresce la cybermafia. Cybercrimini colpiti due utenti su tre, anche compresi noi. Foto al cellulare, rischio stalking. Quale contrasto? Beh, questo forse è un po' esagerato, insomma, no? Iran, pena di morte anche per i crimini commessi su internet. Oddio, qualcuno in effetti, insomma, da segnalare io ce l'avrei, però vabbè, forse è un po' esagerata questa situazione. Oppure, scommettere su chi questi sistemi li usa, che è la strada forse più in salita, indubbiamente, ma indubbiamente la strada che ci dà la possibilità di avere qualche risultato nel medio e nel lungo termine più solido e più efficace nel contrasto a quello che di fatto è un problema fondamentale di rapporto tra mezzo e utilizzatore. È che il mezzo è troppo evoluto rispetto al suo utilizzatore e di conseguenza questo squilibrio, questo sbilanciamento genera tutta una serie di manifestazioni assolutamente pericolose, quando non francamente criminali. Io direi, prima di entrare sul discorso social, facciamo una, tanto sono le 5, facciamo una pausa? Perfetto, chi mi porta un bel caffè? Al ginseng, per favore. Sì, mi ricordo. Sì, sì, sì. Poi siamo a Lecce per quanto riguarda il corso di informazione sulla violenza. Sì. E poi c'è stato un altro incontro nel Basso Salento, in cui non ricordo se già in un paesino nel Basso Salento. Ah, può essere, sì. Casarano. Forse Casarano, sì, Casarano. Casarano. Corretto. Sì, sì. Sì, sì. Di Lecce e sto facendo proprio un corso di nella scuola di alta formazione al Dipartimento
dove si è parlato proprio del rischio, no, che c'è della diffusione ormai delle sostanze, soprattutto
sul vostro questionario di gradimento, liberamente naturalmente. Allora, ora veniamo proprio all'aspetto più pertinente rispetto alla mia lezione, ossia quando il pericolo viene dai social, perché di fatto il sexting e il cyberbullismo principalmente è lì che si estrinsecano. Sia per quanto riguarda chiaramente i sexting, sia per quanto riguarda gli adulti, sia per quanto riguarda i minori, spesso bersagliati di aspetti di questo tipo. Allora, per quali motivi in particolare? Io prendo a esempio negativo Facebook per la semplice e banale ragione che è il più diffuso e perché è proprio progettato con determinati tipi di peculiarità specifiche per andare proprio a lavorare su alcune caratteristiche psicologiche molto molto diffuse nella popolazione generale e debitamente considerate da chi ha progettato la piattaforma. Allora, intanto la struttura dei social in generale è insidiosa perché non è necessario dare la propria identità, le proprie reali, diciamo, credenziali, ragion per cui sei un chiunque, puoi decidere di iscriverti con nome e cognome con la tua faccia, ma puoi anche farlo in modalità assolutamente diverse, simulando di essere qualcun altro, quindi di fatto appropriandoti dell'identità di un'altra persona vivente e reale, oppure inventando di sana pianta una persona che non esiste, d'accordo? Quindi di per sé questo è un elemento iniziale, non è un caso che questo tipo di situazione prevede espressamente questa possibilità, perché indubbiamente questo amplifica in maniera esponenziale il numero di profili possibili, no? Tu puoi anche avere paradossalmente il tuo profilo ufficiale con la tua faccia, il tuo nome, il tuo cognome, è un'innumerevole serie perché non vi è alcun tipo di limite. Basta semplicemente introdurre un nuovo indirizzo di posta elettronica e puoi avere tutte le identità che ti pare. Puoi prendere foto di persone reali, puoi mettere foto di cartoni animati, puoi fare quello che ti pare, ci siamo. Cioè, non ci sono alcun tipo di sistemi di controllo in grado di certificare che a quell'identità, sia Pinco Pallino, corrisponda in carne ed ossa Pinco Pallino. A volte è così, ma è una scelta che fa l'utilizzatore. Chi si iscrive sceglie come iscriversi. Ecco perché bambini anche molto piccoli con l'età inferiore ai 13 anni previsti per iscriversi possono farlo senza alcun problema, senza alcuna autorizzazione previa dei genitori, senza alcuna cautela. Perché? L'unico problema è crearsi un account di posta elettronica. Dopodiché puoi inventare tutti i dati possibili e immaginabili. Ti servono delle foto? Quante ce n'è sul web? Avete visto il macabro scherzo, no? Fatto alla famiglia di Angela Celentano, no? È un ulteriore elemento della portata del web. Quello che sembra essere ormai in maniera sodata essere stato un tragico, terribile, sadico scherzo da parte di un ragazzetto che ha preso chissà dove nel web questa immagine di questa ragazza che poteva essere in qualche modo somigliante alla fotografia con l'invecchiamento di Angela Celentano e ha cominciato a chattare, ma per un periodo prolungato, con la famiglia di Angela Celentano, in particolare con una delle sorelle, fino al punto da in qualche modo convincere la famiglia che potesse trattarsi realmente di Angela e far partire un ulteriore approfondimento investigativo. Quindi immaginatevi, no, è risultato essere una burla o poco più, insomma, almeno non c'è alcuna traccia di Angela, solo di coloro che in qualche modo si sarebbero prestati a questa messa in scena. E questo è un ulteriore elemento di grande criticità, questo vale per tutti i social network, per tutti i sistemi di incontri, per tutto il mondo che in qualche modo gravita all'interno di questo tipo di piattaforme. Una per l'altra non c'è alcuna differenza. E questo è un primo elemento di criticità che dovrebbe abbondantemente far sospettare l'utente relativamente non al fatto di potersi iscrivere, ripeto, non è questo il problema. Il problema è gestire la propria identità virtuale, vera o fittizia che sia, in maniera tale da comunque evitare di esporsi a rischi di un certo tipo, soprattutto se l'identità che mettete a disposizione è quella vera. Siete voi, nome, cognome, la vostra faccia, la vostra vita che viene esposta. Al 50% avete sostenuto di conoscere le persone che fanno parte del vostro profilo, considerate che per come è strutturato Facebook, che certo non ha vantaggi
a proteggere l'utente in termini di invasione della sua privacy. L'obiettivo di questi due sistemi è creare interazione passiva o attiva. Non gliene può fregare di meno, per dire alla romana, di blindare il vostro profilo, tant'è che quello che vedete voi lo potete vedere, lo possono vedere anche gli amici degli amici degli amici. Perché? Se vuoi diversamente devi metterti lì, cervellarti su dove andare a prendere le informazioni che ti servono, e inserire dei blocchi, che non è proprio così semplice, no? Andare a trovare correttamente, settare nel vostro profilo. Ma comunque, anche se fosse così, un profilo blindato non serve a questo sistema. Avete notato nella colonnina di destra, rispetto allo schermo, presenti una serie di pubblicità? Guardate che ognuno di noi ha delle pubblicità diverse, perché qualcuno ci ha studiato, ha fatto, con più o meno informazione a seconda di quello che abbiamo messo in disposizione, no? Ha fatto un profilo dei nostri gusti commerciali, per fortuna solo commerciali, ci si augura, e ci offre miratamente dei prodotti che rientrano, secondo il sistema di, diciamo, di collocamento di questa informazione di profilatura, rientrano nei nostri possibili gusti, quindi nel tipo di merce di cui siamo alla ricerca. Già questo non vi dice parecchio della vera natura di questo tipo di sistemi? Ancora su Twitter questo non c'è, ma la pubblicità su Twitter, i link sponsorizzati cominciano a essere moltissimi, che bypassano tranquillamente tutti i filtri. Mi direte voi, beh, però chiaramente chi gestisce questi sistemi deve anche incamerare denaro, se no come fa a gestirli? D'accordo, ma vi assicuro che il problema è un po' diverso, insomma. Cioè, fondamentalmente, questi sistemi nascono per incamerare denaro, non per agevolare la vita sociale delle persone, di cui a mio avviso interessa molto poco a questi gentili signori. L'obiettivo è di creare numeri in modo tale da vendere spazi pubblicitari. Mirati, perché peraltro uno studio recente ha chiaramente dimostrato, se ne sta accorgendo anche la TV generalista, che mentre, che ne so, uno share del 20% televisivo, no, l'audience, a livello pubblicitario non dà uno spazio di ritorno particolarmente significativo, qualche decina di migliaia o qualche decina di centinaia di migliaia di soggetti sui social, piuttosto che sulle web TV, hanno un ritorno in termini di marketing molto molto più elevato. Quindi sono utenti più attenti e utenti più disposti a spendere. Utenti che puoi spostare da un prodotto all'altro, mentre quelli della TV generalista tendono a rimanere comunque fedeli a quel tipo di tipologia di classe, marca e modello di prodotto che hanno già preso e che continueranno ad acquistare vita naturale durante. Quindi in realtà si sono resi conto che è più interessante come target il target che riguarda il mondo social, le web TV e compagnia cantando, piuttosto che quelle della TV generalista. Ragione per cui dopo questa scoperta le TV generaliste, vedrete, nel giro di qualche anno subiranno un contraccolpo. Già durissimo lo è stato in questi anni qua, ma probabilmente andranno al tracollo e vedrete che diminuiranno in maniera sensibile. Perché l'utenza ormai si è spostata, quella che spende, quella che è possibile veicolare, è su altri canali. E questo è un aspetto che sta intrigando moltissimo, diciamo, l'attività di questo tipo di monitoraggi. Quindi, iscrivendosi in qualche gruppo si forniscono anche altre informazioni, come preferenze, hobby, orientamenti politico-religiosi. In alcuni casi anche il numero di telefono, vedi questa joint venture tra WhatsApp e Facebook. Se voi avevate messo a disposizione il vostro numero su Facebook, quelli che stanno su WhatsApp vi troverete un sacco di contatti in più su WhatsApp che avevate su Facebook e viceversa. Col piccolo dettaglio che stavolta c'è anche il vostro numero di cellulare, che vi assicuro non è propriamente una cosa. Voi siete grandi adulti e vaccinati, ma quando questo capita a un ragazzino, propriamente una cosa meravigliosa, io non credo lo sia, anche perché questa cosa è avvenuta nel più assoluto silenzio. Nessuno se n'è accorto se non quando ha cominciato a vedere che sulla rubrica del cellulare e di conseguenza di WhatsApp, perché poggia su quella del cellulare, c'era un bordello di gente che non c'è mai stata fino a 5 minuti prima. Non se ne è accorti? Ecco, questo è. E chi c'è sta tra gente? 50% la conoscete, 50% no. Vogliamo essere generosi, perché secondo te ne conosci molto meno del 50%. No? Vi pare poco?
Il cellulare, cioè vuol dire una roba che ce l'avete vicino al comodino quando andate a dormire, cioè sta con voi, capito? È la vostra, cioè è la costola che non potete levarvi, cioè quella che anche in bagno ci andate, dite la verità? No? Eh? Vedi? Vedi che ha confessato subito lei? Ecco. Quindi, vi sembra poco? A me non sembra proprio così poco, da questo punto di vista. Ma non perché voglia fare la bacchettona, perché mi rendo veramente conto che stiamo esagerando. Questo entusiasmo tecnologico, stiamo veramente perdendo di vista la vita reale. E questa fonte che ci distrae da quello che è il mondo vero, quello dove dovremmo vivere e sperimentare le nostre capacità, le nostre competenze, le nostre relazioni, si sta piano piano, no, disgregando, diventando sempre più sullo sfondo di una vita che è totalmente falsata e che purtroppo amplifica i disagi delle persone. Ci siamo? Purtroppo questo è il problema. La struttura dei social purtroppo è anche ben indicizzata, come voleva si dimostrare. Ragion per cui Google è in grado di trarre fuori tutti i commenti personali che un utente Facebook ha inviato nei vari gruppi del social network dal giorno in cui si è iscritto. Il panico calò sulla stanza, insomma, no? Quella di indicizzazione diretta può anche darsi, quella di indicizzazione secondaria ho i miei serissimi dubbi, perché devono spiegarmi come possono farlo. Effetti collaterali decisamente reali, anche se apparentemente virtuali. Un ladro potrebbe venire a conoscenza della data e della durata della vostra vacanza leggendo i messaggi. È successo, eh? È successo più volte. Una persona che vi perseguita potrebbe intuire tramite foto, informazioni varie, amici vostri, dove è situata la vostra abitazione, dove andate a lavorare, dov'è la vostra palestra, dove andate a fare la spesa, dove andate a farvi le unghie. Te, soprattutto, usi lo smalto o l'acrilico? Ah. Esatto. Ah, altro aspetto non da poco. Questi begli oggettini qua, come tutte le... Lui dice, no, ma io ho disattivato la geolocalizzazione. Sì, quante applicazioni hai attivate? Facebook, Twitter, sono tutte geolocalizzate. Non la puoi sommettere questa parte, solo puoi decidere di non mostrare la geolocalizzazione. Ma lui lo sa dove sei, vai tranquillo, lui lo sa dove sei. Sempre, perché se siete collegati, l'applicazione o la disattivi o continua a tracciarti. Quindi noi siamo tutti, ormai il grande fratello orwelliano, no? 1984, questo libro meraviglioso, è probabilmente roba da dilettanti oggi, sotto diversi profili. Un potenziale datore di lavoro potrebbe farsi idee sbagliate su di voi, ricercando il vostro nome e cognome su Google, potrebbe infatti non apprezzare i vostri commenti nei vari gruppi di Facebook o le foto postate, o magari il fatto che quel giorno che vi ha fatto arrabbiare avete scritto come merito stronzo o stronza, per par condicio. Siamo? Quindi attenzione al post compulsivo, trattenete le manine, no? Perché, ripeto, tutto quello che voi postate verrà usato contro di voi, ok? Sappiatelo, è la nuova formula questa qua, capito? Cioè, anzi, quando ti arrestano adesso tutto quello che dirai e tutto quello che posterai potrà essere usato contro di te, ok? Vi è la possibilità, come dimostrano scientificamente numerosi studi e ricerche, che Facebook possa creare una vera e propria dipendenza. Su questo non penso che abbiamo dubbi. Qua dentro siamo praticamente quasi tutti, voglio essere generosa, quasi, con una forma medio-lieve di dipendenza da questo tipo di sistema. Contate, se fate un esperimento, fate quello che ho detto prima, non lo ripeto perché già l'odio, insomma, avevo creato. Facciamo un esperimento un po' soft, contate quante volte vi collegate al sistema a vedere i messaggi al giorno. Alla fine della giornata resterete impressionati e probabilmente non avevate la percezione di essere così tanto sul sistema. Questo è un buon sistema di autovalutazione. Che possa determinare perdita di concentrazione, stanchezza eccessiva, problemi scolastici, isolamento dagli amici, disobbedienza, ribellione, stile di vita poco sano con rischio di obesità e riduzione degli incontri di persona. Perché poi alla fine questo tipo di fruizione che cosa comporta? Inattività, capito? Ferma, guardate cosa succede, cosa hanno postato, quanti like in tempo reale, no? Perché praticamente è una roba che in base a quanti like, insomma, tari la tua autostima, no? E chiaramente sono tutti aspetti terribilmente tangibili.
per non parlare dell'uso frequente della violenza verbale e fenomeni di bullismo e razzismo che ampiamente, razzismo nella sua più ampia accezione, trovano spazio in questo tipo di sistemi. Ci stanno spiando? C'è chi sostiene questo. WikiLeaks definisce, definisce Facebook come la più grande macchina da spionaggio ideata dagli Stati Uniti d'America. Il che? Il problema, sapete qual è? Il paradosso è che probabilmente è vero che è una macchina anche per farsi i cavoli nostri, d'accordo. Ma è anche vero che noi li rendiamo molto facile farlo. Senza proprio sforzo, ci siamo. Questi hanno solo il problema di collegarsi e basta. Per il resto lo facciamo noi, quindi non è che sia sto grosso problema. O la cicala è impazzita. Ma è normale, ma solo avete delle cicale così solo qua. Una roba impressionante. Allora, usando Facebook, secondo WikiLeaks, ci si scheda da soli ed i dati di Facebook sarebbero facilmente accessibili dalle agenzie governative USA e non solo da quelle, consentitemi. Anonymous, questo non è, addirittura già dal 2011, Anonymous, la rete hacker, vuole distruggere Facebook. Abbiamo visto che ha avuto scarso successo, insomma, perché questa è una roba del 2011 e il caro signor Zuckerberg è ancora lì, fortemente ancorato alla sua rete di amici. La rete hacker Anonymous, vi dicevo, aveva lanciato questo tipo di messaggio, affermando che Facebook era una grande minaccia per la privacy degli utenti, dato che le informazioni personali verrebbero conservate per sempre dall'azienda e vendute ai governi sotto banco. Il che, proprio così lontano dall'essere vero. Paradossalmente, però, Facebook può essere senz'altro definito come la più grande macchina di violazione della privacy della storia dell'umanità? Indubbiamente sì, ma siamo proprio noi che in maniera assolutamente entusiasta riversiamo tonnellate di contenuti personali, anche intimi, i nostri pensieri, le nostre paure. C'è gente che ha preso Facebook per una sorta di helpline, telefono amico, no? E tutti i giorni, io avendo tanti amici, ogni tanto mi capita che, insomma, in pochi momenti di cazzeggio, no? Tipo in bagno, questi momenti un po' così, uno guarda un po' quello che scrivono gli altri e ti investe una sensazione di angoscia fondamentalmente, perché trovi tutta questa gente, tutti con problemi, depressi, è quello che c'era con quell'altro, è quello che gli ha fatto le corna, è quell'altro che la suocera non gli ha fatto i carciofi come li voleva lui, cioè delle robe che dici ma possibile che questa gente non se li... Poi vogliamo parlare del genocidio della lingua italiana che osserviamo quotidianamente, che è un genocidio proprio, perché non, cioè, un post scritto in italiano ormai è rarissimo, è una lingua strana quella che circola, una lingua strana che prevede l'uso dell'H a caso per abbellire la frase qua e là, ok? Senza alcun tipo di criterio. E tu dici, ma questa gente li rilegge le cose che scrive, e sotto che quello che gli dice, hai ragione anch'io, come è successa questa cosa, no, quell'altro anche peggio, ma io c'ho anche una malattia rarissima che non riescono a curare. E tu dici, ma cioè, perché? Perché tutto il mondo deve sapere che tu stai male, che non mangi carciofi, che sei intollerante al glutine, che, cioè, perché? Nella migliore delle ipotesi, no? Però è un momento imprescindibile. Quindi, verissimo che, fate te che c'hai mille amici, fate un po' un giro di tutti quelli che scrivono, fai un po' un conteggio di quelli che fanno dei post intelligenti, stimolanti, che tu dici, caspita che bella gente che frequento, oppure il contrario. Perché è una roba, io se vuoi vi leggo un po' di post attuali, no? Ed è una roba veramente impressionante. Cioè chi sta male, chi non sta male, chi ha la figlia che ha litigato con la madre, che ha litigato con la, poi dopo la madre che ha litigato con la figlia, tutte le versioni che chiaramente non collimano mai della lite. Cioè, una roba tristissima. Adesso poi sono tutti disperati per la morte di Faletti, poverino, cioè ci mancherebbe altro. Quindi ora sono pagine e pagine e pagine di gente che commenta Faletti. Ok? Pagine, questo che fa animali, cioè che secondo me la mattina un gatto si alza e sa che deve sfuggire al suo padrone il prima possibile per evitare di finire su Facebook, no? Eh sì, perché cioè non è, ormai lo sanno anche loro, capito? E siccome hanno un senso del rispetto di se stessi maggiore del nostro, non vogliono finire su Facebook in posizioni anche imbarazzanti a volte, no? Ecco, qui quest'altro qua invece, varie questioni, quasi accendo il termosifone. Quasi accendo il termosifone. Ditemi voi se uno può scrivere su Facebook quasi accendo il termosifone.
elettrico, attenzione, questa qua sarà il tempo, ma ho perennemente sonno, una notizia che non potevamo vivere senza questa notizia oggi. Poi un'altra, cosa scrive quell'altra, dice, le pustole. Tra tre mesi senza toccare la sigaretta, la voglia non c'è più. Vabbè, già è una cosa bella anche questa qua. SOS, il mio vicino di posto sul treno ha una piantagione di aglio in bocca. Cioè, voglio dire, questi sono i messaggi, eh? L'alleato contro ogni macchia ha comprato vino bianco. Oggi mi faccio arrestare, ma però ve lo dico prima. Bene. Se proprio doveva morire uno così, non poteva morire Paolo Coelho. Patrizia, guarda che io ti sto aspettando sotto casa. Che noia mortale, ci vorrebbe un colpo di scena. Cioè, capite, questi sono i messaggi di gente anche abbastanza normale. Vi ho riservato solo questo è, questa roba così incredibile che ci assorbe le giornate, che ci occupa la vita, che ci porta via letteralmente il tempo, è questo. Una serie innumerevole di sciocchezze. Nella migliore delle ipotesi. La fine della privacy, un altro elemento critico è la grande quantità di dati e informazioni personali. Non solo, la maggior parte dei social network applica politiche di accesso ai dati personali piuttosto morbide, che consentono ai propri utenti, e non solo a loro, di raccogliere migliaia di dati che circolano liberamente e che siamo noi a mettere a disposizione, guardate bene, noi personalmente. Allora, identità reale e virtuale. È ovvio che se la mia vita non è particolarmente soddisfacente, se magari ho qualche chilo in più, ho un po' di problemi estetici, non ho una visione di me particolarmente eclatante o diciamo vincente, e beh, lì posso diventare qualcun altro nel giro di qualche click, fondamentalmente. Posso mettere magari una foto di quando ero 30 kg di meno, no? E già siamo a un livello di sofisticazione medio-basso, perché ho visto anche di peggio. C'è della gente che mi scriveva, poi veniva ai corsi, no? O ai convegni, che tu dicevi, ma la foto non c'entra niente. Cioè, no? Per cui, questo è già una cosa. Oppure puoi diventare quello che non sei mai riuscito. Magari hai studiato, hai sognato di fare l'ingegnere, non ci sei riuscito perché non ce n'avevi voglia di studiare, ma lì c'è scritto ingegnere. Oppure architetto, oppure criminologo, lì poi ragazzi, diffidate dei criminologi, che è la categoria peggiore in assoluto, ve lo dico con cognizione di causa, soprattutto se sono maschi sopra i 50 anni, occhio, perché la situazione è drammatica. E, no, puoi diventare chi vuoi, puoi rubacchiare qua e là informazioni, puoi rubacchiare qua e là post, c'è gente che c'è la guerra dei post, no? Chi copia chi, e quindi nemmeno i post sono originali, anche quelli sono copiati. Quindi è un mondo veramente molto molto subdolo. Che cosa ci dicono Acquisti e Gross, che hanno fatto uno studio proprio di questo tipo per capire che tipo di informazioni si tende a rivelare? In questo caso studenti universitari americani, quindi comunque un campione di persone avvezze e abbastanza consapevoli, insomma, nell'utilizzo della tecnologia. La propria data di nascita, 84%, il numero di cellulare, 40%, i corsi frequentati, quindi 42%, le proprie idee politiche, 53%, il proprio orientamento sessuale, 59%. E guardate che questa roba qui c'è in mano la vita di una persona, perché a incrociare i dati, avere più informazioni con questo tipo di informazioni qua, ma addirittura con questo tipo di informazioni puoi anche spacciarti per un'altra persona, senza alcun problema, magari per stipulare contratti di finanziamento. Ora sono tutti online, avete visto che ti arriva a casa tutto quanto, ti fa arrivare a casa, la firma è falsa, la restituisci sempre via posta, non ti vedi, magari sei un'altra persona, non sei tu. Guarda che anche questo è successo diverse volte. Il fascino della visibilità a ogni costo, e qui entriamo in un terreno piuttosto scivoloso. In un mondo in cui tutto si riduce a rappresentanze e dove la possibilità di significare qualcosa si associa alla visibilità, l'immagine è l'unica cosa che conta. Immagine intesa di essere visibili, ok? La visibilità che delinea il confine tra ciò che esiste e ciò che non esiste. Se ci sei, se ti vedo, esisti. Se non ti vedo, non esisti. Non ci sei, non influisci, non interagisci, non ci sei. Per questo il riconoscimento da parte di un pubblico, anche se un pubblico virtuale, anche se un pubblico ridotto di amici del vostro profilo, diventa per alcuni, per molti, per moltissimi,
un elemento che scatena un'ingordigia incredibile e una dipendenza. Perché dal ritorno che hai, i like, i mi piace, dal ritorno che hai, alimenti questa tua sensazione di essere visto, ci sei, ha un senso quello che fai, a qualcuno piace quello che fai, qualcuno magari addirittura arriva a invidiarti, che è il top, no, di gamma fondamentalmente. E allora ci sei, esisti, ci siamo? Io dico sempre, rosicare umano, saper far rosicare divino, no? Quindi il fatto che ci sei e scateni delle reazioni, positive o negative, per alcuni è di per sé un elemento vitale. Per questo si sottovalutano tutti i rischi a cui tale spasmodica ricerca ci espone. Se sei visibile, sei anche attaccabile. Se sei visibile, sei anche individuabile. E di conseguenza io posso usare quello che tu metti a disposizione contro di te. Nei modi più vari. L'apparire diviene quindi l'obbligo, il must, in grado di cancellare ogni freno inibitorio e persino la vergogna, perché questo è il punto, la vergogna, questo sentimento così ormai squalificato, che ci sembriamo aver dimenticato, ma che bisognerebbe un po' rispolverare, perché il pudore rispetto del sé, il vergognarsi non è una cosa brutta, diciamo, perché ormai c'è gente che è disposta a qualunque cosa pur di essere visibile, perché questo tipo di, la merce di scambio non ha, diciamo, non è minimamente considerata, quindi va bene la foto osé, va bene la foto esplicita, purché vi sia un ritorno. Non basta la foto esplicita, arriviamo a quella proprio sessualmente evidente. Se non basta quello, rincariamo la dose. Bisogna essere non solo visti, ma bisogna sincerarsi di essere visti, quindi devo avere dei ritorni, che sono misurati attraverso il mi piace, le condivisioni, i commenti, chiaramente, no? Cioè, il potere è misurato adesso in questo senso. La popolarità che tanto ha fatto discutere, che tanto ha fatto piangere gli adolescenti di tutto il mondo, ormai è un problema ancora degli adulti, che avrebbero già dovuto abbondantemente superare quella fase. Invece no, perché qui avviene una sorta di regressione collettiva. Il livello di funzionamento medio di una persona su Facebook, che ricerca questa tipologia di soddisfazioni, tende a regredire a un livello di funzionamento inferiore rispetto a quello di un adulto sano. Qui? Allora, per arrivare a questo tipo di problematica, perché di problematica parliamo, non è solo un comportamento disfunzionale, tradisce un background psicopatologico. Qui ci sono delle carenze nella struttura della personalità, soprattutto proprio nell'autostima, quindi nel valutare se stessi come degni di rispetto, d'amore, di considerazione, e barattare la propria immagine, spesso corporea, come merce di scambio per avere non attenzione, rispetto e considerazione, per essere in qualche modo visti, anche paradossalmente in maniera negativa, però essere visti. Quindi parliamo di soggetti che hanno delle problematiche afferenti alla sfera, diciamo, narcisistica, afferenti anche a alcuni tratti di dipendenza della personalità, una certa immaturità relazionale, probabilmente anche un momento di dispercezione, quindi di alterata percezione della realtà in relazione a questa tipologia di scenario, che tendono a non considerare come ci si aspetterebbe da un adulto. Se lo fa un adolescente, per quanto il problema sussista, ha una portata minore rispetto al soggetto adulto. È un adulto che dovrebbe fare una buona terapia e anche alla svelta, focalizzandosi proprio sugli aspetti di sé ancora immaturi. Perché qui parliamo di qualcuno che non è in grado di contenere questa sua ricerca spasmodica di accettazione, di riconoscimento, comunque di approvazione, e lo fa barattando contenuti assolutamente inadeguati. Quindi parliamo di un soggetto che può variare in diversi profili psicopatologici, dal disturbo narcisistico al disturbo dipendente, passando anche per il disturbo borderline nei casi peggiori. Tra l'altro, nel caso che... Anche il disturbo poi istrionico. La parte del, diciamo, l'elemento del disturbo istrionico è sicuramente una componente importante. Però non è solo voglia di mostrarsi, è proprio bisogno di ricevere riscontro, quindi è proprio una carenza, cioè riempire un vuoto, no? Quindi è più vicino al disturbo o narcisistico borderline. La maggior parte di quelli che hanno grossi problemi di questo tipo e hanno una compulsione rientrano prevalentemente in questo tipo di quadro. Cioè, la parte istrionica c'è in diversi tipi di disturbi, è prevalente in quello istrionico, ma c'è la voglia di mostrarsi, in qualche modo l'autocelebrazione,
non è soltanto patrimonio di disturbo istrionico, insomma, qui parliamo di soggetti che hanno proprio un buco al centro del fusto della propria personalità, insomma, e che riempiono con questo tipo di pseudo nutrimento narcisistico fondamentalmente, che normalmente poi si esaurisce in aspetti negativi, certo, assolutamente sì. Tra l'altro, nel caso a cui mi riferivo io, lo trasmette anche alla figlia. Come? Lo trasmette anche alla figlia, cioè la figlia fa le stesse cose che fa la madre, è una cosa allucinante. Ma non c'è mica da stupirsi, cioè se una madre, ripeto, ha quel tipo di impostazione, che messaggio passa al proprio figlio? Figlio di 8 anni. Un'età poi particolare, dove sono veramente delle spugne a livello proprio comportamentale, passa il messaggio che quella sia la modalità corretta, e quindi purtroppo anche questa ragazzina ne risentirà, prego. Questa mancanza, no? Questo buco di cui lei sì. parlava, a che cosa è dovuto? Cioè, voglio dire, a un fattore sociale, a un fattore familiare? No, guarda, i buchi nella persona, i buchi. Mancanza, diciamo. Le vulnerabilità a carico della struttura della personalità così importanti tipicamente si manifestano in un'età molto precoce. Quindi lì qualcosa non ha funzionato proprio nel rapporto genitoriale fondamentalmente, quindi abbiamo o figure genitoriali, soprattutto quella materna, inconsistente in qualche modo, una madre che considera ma allo stesso tempo punisce, o non considera per punire fondamentalmente, no? Quindi ci sono le problematiche di questo tipo, ce le abbiamo in tantissimi scenari. Molto spesso, ad esempio, nella donna maltrattata, che poi molto spesso diviene vittima di stalking se la relazione riesce a interromperla, vi è un modello femminile di riferimento comunque deficitario che le porta a scegliere compagni, uomini assolutamente disfunzionali, perché hanno bisogno comunque di instaurare una relazione con qualcuno estremamente controllante, e di conseguenza poi il fatto di poter trascendere in comportamenti poi come che si sostanziano nel maltrattamento, addirittura nel tentato omicidio, nell'omicidio o nello stalking a seconda delle situazioni, non stupisce. Sono donne che tipicamente scelgono compagni, se riescono a uscire da una storia disfunzionale, te le ritrovi davanti 3-4 anni dopo con uno anche peggio di quello di prima. È un copione che ti entra in testa, ci siamo. Anche se tu razionalmente lo disconosci o lo respingi, le tue istanze più interiori, più profonde, si sono orientati, sono organizzati intorno a un certo tipo di concetto di relazione, purtroppo disfunzionale. Quindi se tu sei una ragazzina che cresce con genitori disattenti, assenti, svalutanti, non disponibili affettivamente, che non ti hanno accudito, ti hanno nutrito magari, ti hanno vestito, ti hanno dato, cioè, hanno soddisfatto le esigenze materiali, ma non ti hanno fatto sentire amata, ok? Riconosciuta, vista. È possibile che tu questa cosa te la porti dietro, anzi è altamente probabile, o la risolvi attraverso altre tipologie di percorsi, la psicoterapia è uno tra questi, il fatto magari di incontrare delle persone che ti stimolano a crescere da questo punto di vista, perché compensano queste mancanze, dipende, non necessariamente questo tipo di premessa sviluppa la psicopatologia, molto spesso è così, no? Ma un ruolo determinante ce l'ha insomma, le figure genitoriali. La capacità di mettere un confine tra, no, la coppia genitoriale e il bambino, un confine sano, un confine che contiene ma non asfissia, non è simbiotico, ok? Altro elemento che conta molto. Se ti hanno educato a manifestare il tuo pensiero senza punirti, magari quando il tuo pensiero era contrario a quello che era, quello diciamo in qualche modo condiviso dalla famiglia. Sono tantissimi i canali, no, che possono purtroppo portare a una comunicazione alterata che poi lascia dei segni che si trasformano in modelli di riferimento, modelli comunicazionali e relazionali. La vera patologia di questo secolo è nelle relazioni tra le persone. Quello che molti non comprendono quando succedono casi tipo quello di Motta Visconti, e dicono, oh, ma quello era un bravissimo ragazzo, no? Quello che ha sterminato moglie e due ragazzini piccoli perché voleva essere libero di farsi la sua vita e disconosceva la possibilità del divorzio, no? Probabilmente perché questo avrebbe comportato, come spesso accade per questa tipologia di soggetti, un nocumento, cioè una diminuzione della sua qualità della vita, perché poi le mogli divorziate hanno il brutto vizio di mangiare 3 volte al giorno, non sa cosa succede per i bambini e quindi bisogna pagarle queste cose qua, e allora alcuni, mi è capitato molto spesso di confrontarmi con casi di questo tipo come consulente tecnico, alcuni hanno come scelta, diciamo, alternativa a un divorzio, pensando che sia molto meno costoso, per fortuna si sbagliano, quella di uccidere. Solitamente solo la madre, in questo caso
In questo caso siamo, si è allargata un po' la questione. Però non è che, cioè, non è che questo signore improvvisamente un giorno si alza e dice va bene, oggi mi sento, no, il cugino di Psycho. Non è che funziona così, ok? Funziona che questa è una persona che aveva una patologia relazionale, probabilmente un soggetto molto concentrato su se stesso e sulle proprie esigenze, sui propri bisogni. Finché quella donna e la famiglia li ha soddisfatti, lui è rimasto lì, perché questa donna non si è accorta probabilmente che stava in qualche modo nutrendo un soggetto incapace di amare ma solo di ricevere, cioè non emette, è solo in ricezione questo tipo di sistema accoglie, no? A un certo punto si sono presentate altre esigenze che questa donna e i bambini non riuscivano più a soddisfare e lui ha fatto quello che questo tipo di personalità fa, se ne disfa. Non è che è qualcosa di sorprendente, dice, è inconcepibile, no, purtroppo è fin troppo concepibile, è che questa tipologia di soggetti che sembrano come noi, ma gli manca un pezzo d'anima, perché quel pezzo lì di percorso non l'hanno fatto. Loro ritengono che il mondo e le persone che lo popolano stiano lì solo per soddisfare i loro bisogni. E nel momento in cui questi bisogni non vengono soddisfatti più, ci se ne possa liberare, come una lavatrice rotta. La famiglia è una gabbia, la famiglia viene distrutta, ma con la massima tranquillità. Questo ci fa sesso insieme, per potersi già prefigurare la possibilità di dire no, io non ci ho litigato, vedi, abbiamo fatto sesso anche la sera stessa, no? E si lava, e va alla partita, e festeggia, e poi ritorna, e simula la scoperta. Con la massima tranquillità, perché dentro non arriva niente, non c'è proprio, capito? Non c'è nulla, esistono in questo modo. Il problema è accorgersene per tempo, e non è così difficile, Parliamoci chiaro, non è così difficile. No, non c'è un disturbo è indubbiamente fare una cosa del genere è chiaro che presuppone un'alterazione, quantomeno nella sfera relazionale, perché diversamente una persona normale, in senso statistico, non fa questo, diversamente ci saremmo già estinti da un sacco di secoli probabilmente, no? Ecco. Ma la struttura di personalità di questo soggetto indubbiamente ha degli aspetti psicopatologici, attenzione, ma non rientrano tra quelli, che sono ben precisi, in grado di escludere o scemare l'imputabilità, cioè la capacità di intendere e di volere. Cioè, sono due cose diverse. La patologia, diciamo, personologica, perché qui è chiaramente c'è un elemento di patologia, ma la patologia va intesa come alterazione rispetto alla norma. Cioè, non è un soggetto patologico in senso stretto, cioè uno che lavora, che non ha mai dato problemi, magari sparava qualche balla qua e là, però voglio dire, niente di particolarmente eclatante. Aveva interessi fuori dalla famiglia, va bene, anche questo voglio dire, non è di per sé un elemento, no? Indubbiamente testimonia una certa immaturità, d'accordo? Possiamo essere d'accordo su questo, ma da lì a fare quello che ha fatto ce ne passa. Poi è chiaro che c'è un cut-off, esiste, a un certo punto c'è un confine che viene varcato. Il confine che viene varcato sulla base di logiche di tipo, diciamo, immaturo, quanto vuoi, ma non patologico in senso giuridico, che è un'altra cosa. Bisogna stare attenti, la gente dice ma solo un pazzo poteva farlo. No, tecnicamente non è così, è sicuramente una persona disturbata, perché una persona normale sarebbe investita da un grande rimorso solo all'idea di pensare una cosa del genere, al di là della moglie, ma parliamo di due ragazzini di cui uno di 20 mesi, ok? Lui non si è fermato. Perché non si è fermato? Perché nella sua testa questi ragazzini non erano i suoi figli, erano delle sue escrescenze, delle sue appendici, di cui, siccome erano dei limiti, poteva liberarsi. Io capisco che è difficile calarsi in questo tipo di soggetti, però questi ragionano così. Se hai un problema, i problemi si risolvono come? Eliminandoli. Ci siamo? Cioè, non ci stai più, basta, ops. E se posso cerco di evitare di pagarne le conseguenze. Guardate, troppi ne ho visti così, personalmente, di soggetti di questo tipo, molto immaturi, profondamente concentrati su di sé, incapaci di percepire l'altro se non in funzione della risposta ai propri bisogni. Basta. Probabilmente questa donna, io non lo so, ma posso immaginare che fosse una donna molto accuditiva, molto materna, molto, diciamo, molto orientata a soddisfare le sue esigenze, come molte donne che ce l'hanno in testa, perché sono schemi patriarcali fortissimi, radicatissimi, ce li portiamo dietro da migliaia e migliaia di anni. Non è banale, ci siamo. In molte famiglie italiane, ancora oggi, l'idea della brava donna è la mamma di famiglia, è quella comunque che si sacrifica
per il marito, no? Che comunque sacrifica carriera, interessi, situazioni per agevolare la situazione. Cioè, questa è la tra virgolette, l'immagine ancora oggi della donna, no? Quella che va promossa da sposare fondamentalmente, quella che lavora, quella che si cura di sé, quella che cena per l'anima di lavare i piatti, quella lì è diabolica, c'è cioè una roba da cui star lontani fondamentalmente. E molte donne crescono con questo tipo di modello interiore, no? E sono ancora alla ricerca del principe azzurro. Purtroppo vi do una brutta notizia, sono estinti, ma da generazioni. Io anche sospetto che non siano proprio mai esistiti se non nelle favole, ok? Il problema non è essere le principessine con l'abitino immacolato in attesa che il principe azzurro ci baci e ci risvegli. Non è più quella donna lì, non, cioè, seppure ancora presente nell'immaginario collettivo di molti uomini, si sta anche lei in qualche modo aggiornando, ok? E questo scollamento crea purtroppo una serie di problematiche enormi. Ma non mi venite a raccontare che è difficile rendersi conto che c'è un partner che non funziona, anche un partner femminile, attenzione. Perché non è vero che è difficile accorgersene. Ci sono dei parametri insuperabili che ti dicono occhio perché qua marca male. Il controllo. Persone che si sentono il diritto di controllare ogni tuo movimento. Prima in maniera subdola, allora amore, che stai facendo? La prima volta, che stai facendo? La terza volta, che stai facendo? I cazzi miei? No, cioè, no, e allora, e poi ti fanno trovare sotto casa. La prima volta la sorpresa, sorpresa, vabbè. La seconda volta sotto lavoro è la sorpresa, la terza volta è stalking. No, perché non è un problema di ti faccio la sorpresa. La sorpresa ogni tanto ci può anche stare la sorpresa, insomma, no? La sorpresa. Quel tipo di attività si chiama pedinamento, è una cosa diversa. Se tu hai bisogno di sapere dove sono e con chi sono ogni secondo della tua vita perché hai paura che io incontro qualcuno meglio di te, è perché probabilmente è facile che incontro qualcuno meglio di te, no? Oggettivamente, e tu lo sai, allora cerchi di monitorare ogni mio passo per evitare che io possa avere la libertà relazionale di dire ciao a qualcuno che probabilmente, ma così, me la gioco così, potrebbe essere molto meglio di te, più affascinante, più bravo in tutte le circostanze e quant'altro, no? Voglio dire, per cui, cioè, questo tipo di soggetti già ti dice, guarda che sono una pippa, te lo stai dicendo. Te lo stai dicendo a modo suo, dice guarda che sono talmente scarso che vivo nel terrore che tu incontri il primo cretino che passa per strada sia meglio di me, perché questo è quello che stanno dicendo con questo atteggiamento e probabilmente hanno ragione, okay? E lo sanno loro che valgono molto poco, perché diversamente non vivrebbero in questo modo la relazione. E poi che succede? Cominciano a isolarti, altro parametro che lo troveremo anche domani, cominciano a isolarti, tu devi stare con loro. Tutto quello che ti porta fuori dalla loro sfera di influenza e di controllo diventa un problema insormontabile. Quindi la famiglia, ma perché ci devi andare? Ma guarda, amore, vorrei andare a vedere mia madre. Vabbè, ma tua madre l'hai vista per 30 anni, quindi puoi anche vederla adesso, basta, no? Ci sei cresciute insieme, stop. È l'amica del lavoro, è l'aperitivo, è un problema tutto. Anche le sciocchezze. Non che devi andare a farti, cioè, un giro con Rocco Siffredi. Uno dice, vabbè, oh. Potrebbe pure darsi che uno si ponga il problema, no? Da diversi punti di vista. Ma uno che deve fare un aperitivo con le amiche, perché deve diventare oggetto di una guerra in famiglia? C'è qualcosa che non funziona. Se uno vive con la sistematica idea che questa ogni angolo possa incontrare qualcuno che se la fionda, evidentemente, no? C'è qualcosa che non va, ma di profondo, no, non... fionda è un termine tecnico. Di profondo, cioè... Sì, ma la paranoia è un disturbo, qui siamo davanti a una situazione diversa, cioè non è che questi abbiano un disturbo paranoide, hanno tratti? Sicuramente sì, ma la sospettosità e il controllo di questo tipo sono dovuti alla assoluta presenza di una consapevolezza di scarso. Se no, una persona sana, ricordatevelo, abbiamo anche altri colleghi psicologi qui, una persona sana non vive nel costante pensiero di cosa fa un altro, e ponendosi il problema che possa essere con qualcun altro a fare chissà cosa, perché se tu hai questo tipo di idea con la tua fidanzata, i casi sono due: o lei è veramente una grande zoccola, oppure tu hai veramente un grosso problema di autostima. Delle due l'una, e siccome facilmente la prima non è reale, sulla seconda bisognerebbe concentrarsi. Quindi, cioè, non mi venite a raccontare non mi sono accorta che era così fino a quando non è nato il primo figlio, perché sono balle. È che molte donne scambiano in maniera veramente
sconvolgente e sconcertante, questa forma di controllo bieco, subdolo, violento a volte, con l'amore. Perché gli hanno spiegato questo, capito? Gli hanno detto che guarda, che se non ti mena almeno un paio di volte al mese, non ti dà della zoccola ogni 3-4 volte a settimana, non ti dice che devi stare a casa chiusa, non ti ama. Questo è il problema, ragazzi, ma voi ci ridete, ma guardate che ci sono donne, ma non donne cretine, cioè donne laureate con un buon livello socioculturale, che sono ancora convinte che alcune tipologie di comportamento il marito le possa avere, tipo il fatto di pretendere rapporti sessuali. Sono rimasta a 75, ancora con la precedente versione del diritto maritale. Queste manco lo sanno che quella è violenza sessuale secca. Ci siamo? Quindi, cioè, è un problema serio. Ha consumato con la moglie un rapporto, poi è andato a vedere la partita. Ma se dobbiamo un po', come dire, fare delle previsioni, io adesso sto parlando, diciamo, da psicologo, no, puro, sulla pericolosità sociale del soggetto, oltre a un'osservazione della regolarità di quello che fa effettivamente questa persona, l'isolamento sociale, psichiatrica? Cosa? Pericolosità sociale psichiatrica o diciamo giuridica? No, più psichiatrica, diciamo, attinente all'ambito patologico. Quali sono effettivamente gli indicatori di previsione? Perché la pericolosità sociale è pura, no? Te lo dico, molto è aleatoria, è un po'... Parli di pericolosità, di rischio di escalation, fondamentalmente. Sì, di passare, diciamo, effettivamente all'atto e di compiere quel gesto che è stato compiuto. Allora, pregressa storia di abuso di sostanze stupefacenti, in particolare alcol o cocaina. Il mancato rispetto se sono stati emessi di ordine di protezione nei confronti della vittima, violenza in gravidanza da parte nei confronti della compagna e una persistente praticamente attività di monitoraggio nonostante le denunce fatte. Cioè, se queste persone hanno questi quattro indicatori, tipicamente questo è, diciamo, il rischio di escalation si considera massimo. Poi ci sono varie altre situazioni, però questi quattro sono... Ma del caso che è, diciamo, balzato agli onori della cronaca nazionale, tutte queste cose erano presenti? No, non c'erano. Perché lì è un problema diverso. Allora, qual è l'elemento? Anche Melania Rea, altro caso di cui mi sono occupata. Nel caso di Melania Rea non c'era una condizione evidente di violenza familiare, fisica. Parolisi non alzava le mani nei confronti di Melania, non è emerso nulla che testimoniasse questo. Non era un marito violento in questo senso. Vi era una violenza più di natura psicologica, una continua umiliazione. Questa donna viveva nel sospetto, aveva scoperto un precedente tradimento, viveva in una condizione economica molto deficitaria, i genitori la aiutavano economicamente perché lui comunque le passava pochissimo denaro, nonostante ne avesse a disposizione. Lei si era calata nel ruolo della perfetta mogliettina e mamma di famiglia e nei confronti purtroppo di un uomo che questo tipo di condizione la utilizzava a suo vantaggio. Cioè questa donna era immobile, cioè era bloccata lì con questa bimba, non poteva nemmeno spostarsi, non aveva una macchina nella sua disponibilità. Quindi il problema Melania, così come il problema Motta Visconti, piuttosto che De Cleva, piuttosto che altri casi di questo tipo, non c'era una storia di pregresso maltrattamento, che è uno scenario, diciamo, prevalente. Magari poi trasceso in stalking e poi in omicidio, no? Che poi è un po' il percorso, diciamo, tipico. No, qui è una cosa più subdola ed è una sorta di, se vogliamo, di ulteriore evoluzione maligna della categoria, dal mio punto di vista. Perché qui abbiamo soggetti profondamente immaturi. Ora, ragazzi, questo vale per uomini e per donne, questa è chiaramente la mia considerazione e me ne assumo la responsabilità. Però se uno continua compulsivamente a avere storie fuori dal matrimonio, non è un buon segnale di maturità relazionale. Quindi c'è qualcosa che non va, o è sbagliato compagno o compagna e di conseguenza capisco che non sia semplice, però ponitelo questo problema, o se hai bisogno di continue conferme fuori, ovunque, no? Basta che sia ancora tiepida anche se ha rigor instaurato, probabilmente qualcosa non va, è perché di questo parliamo, probabilmente qualcosa non va, cioè ci siamo, cioè, noi non parliamo di soggetti, cioè la scappatella ci può anche stare, voglio dire, se mio marito mi sta ascoltando, non per te, ok? Ecco. E neanche per quelli delle persone presenti qua, mi raccomando, se siete in ascolto sappiate, uomo avvisato, mezzo salvato. Comunque, no? C'è qualcosa che non va, d'accordo? Perché diversamente una persona che ha voglia di passarsi la vita divertendosi, che è una scelta legittimissima, cioè non è una cosa discutibile, uno lo può fare tranquillamente.
però dovrebbe fare una scelta coerente con questo tipo di impostazione, ossia quantomeno non instaurare legami di un certo tipo, probabilmente anche evitare di fare dei ragazzini, visto che non sei in grado di dare o non vuoi dare perché non ti va una stabilità, no, familiare. Qui parliamo di un soggetto che già prima di sposarsi, noi abbiamo trovato nel computer precedente un'iscrizione a un sito di incontri erotici espliciti con la sua faccia, per cui, e non solo quella, dove era chiaro che era una persona, era già fidanzata da un sacco di anni, era chiaro che era una persona che aveva determinati tipi di gusti suoi. Non entro nel merito di questo, perché finché siamo tra adulti, vaccinati, consensuali e consenzienti, non c'è nessun problema, ci mancherebbe altro. Ci fermiamo nel momento in cui c'è una dimensione di ledere, no, la sfera di integrità morale e fisica altrui, ma ripeto, ognuno è liberissimo di andare con chi gli pare, se lo fa volontariamente, gli piace e ne trae giovamento, va tutto bene tra adulti. Però è evidente che c'era uno squilibrio, no? Perché da una parte c'era una persona che si proponeva come marito ideale, no? Con desiderio di famiglia, dall'altra però c'era una persona che aveva altri tipi di esigenze che portavano altrove. Questo tipo di soggetti è pericoloso, non perché si vede che è pericoloso, non è così purtroppo. Gli altri è più chiaro che sono pericolosi, quelli che controllano questa, è più facile accorgersene. Lì purtroppo, lì la previsione te la dai un po' sui denti, per dirla diciamo alla genovese, perché non è che c'è un elemento che dici, caspita, continuano a litigare, lui la minaccia, che è quello che abbiamo dall'altra parte, no? Continua a litigare, la minaccia di morte, la offende, lo fa in pubblico, la picchiata mentre era incinta, non c'era nulla di tutto questo, così come non c'era in tutte le altre coppie, guardate bene, queste qua ultime. Però ci sono soggetti profondamente immaturi che nel momento in cui desiderano nuovamente emanciparsi dal punto di vista sentimentale, cioè liberarsi del fardello precedente, e hanno la discutibile idea di non pagarne le conseguenze. Pagarne, io, guardate, a me una cosa che mi colpì molto leggendo e studiando gli interrogatori di Parolisi per il processo era la sua grande attenzione per il denaro. Un'attenzione, e ve lo dice una genovese, cioè, no, che ha colpito pure me, che cioè, storicamente siamo abbastanza portati a fare attenzione, no? Per cui, no, braccino corto no, perché poi quando è il caso, vi assicuro sono in grado di spendere somme di denaro veramente sconvolgenti, cioè, quando è il caso, tipicamente per comprare una moto. Ma, però, cioè, io da genovese ho notato questa cosa, il che vi può dare qualche indicazione su quanto fosse focalizzato sul denaro, ma anche su cose stupide. Ricordo un passaggio in cui lui si ricordava una certa circostanza perché quel giorno c'era una particolare offerta al supermercato. Cioè, no? Ricordo anche che la moglie disconosceva l'esistenza di un conto corrente dove c'erano, insomma, più di 100.000 euro, no? Quindi, cioè, c'era proprio uno scollamento importante. Queste due vite che correvano parallele, alimentate dalle menzogne sia da una parte che dall'altra che lui raccontava, perché poi ha mentito reiteratamente anche all'amante senza ritegno, non solo alla moglie, a un certo punto si sono pericolosamente avvicinate. Quello che fa uscire di capoccia sta gente, cioè proprio li scompensa e li porta al delitto, qua parliamo di una persona comunque condannata anche in secondo grado, a breve avremo anche la Cassazione, ritengo non vi siano sorprese, quindi comunque vi rappresento che è stato condannato anche in secondo grado. Si sono incontrate queste due strade, perché? Perché lui a un certo punto, a fuori di dire cavolate da una parte, cavolate dall'altra, è rimasto intrappolato in una condizione di adesso devo andare a portare, doveva conoscere i genitori di quest'altra, dell'amante, subito dopo Pasqua ad Amalfi. E queste due strade si sono, a un certo punto, si sono incontrate. E lui, che poteva fare tante scelte, ha fatto quella peggiore. Anziché affrontare una separazione sicuramente dolorosa, sicuramente dispendiosa, perché qua parliamo di una separazione con addebito, con una bambina piccola, una moglie disoccupata, quindi è chiaro che l'avrebbero messo in mutande, per dirla con un eufemismo, che cosa fa? Quello che sappiamo tutti, cioè ci siamo. E per cercare di farla franca inventa una versione assolutamente implausibile, con tutti gli scontri contro di lui, di ogni tipo, con l'obiettivo di far sembrare il delitto riconducibile al mostro del bosco, in buona sostanza, no? Quello che ti rapisce in mezzo al nulla, ti porta nel bosco. Peraltro, ripeto, no, vi risparmio i dettagli più macabri, perché sono veramente una storia che, cioè, digerirla è difficile, nonostante ormai sia insomma, tempo che ci lavoro. Ogni volta che ci ritorno sopra è una roba veramente pesante.
Questi sono pericolosissimi perché è difficile individuarli. E un bel giorno cominciano a vederti in maniera diversa e la loro mente è progettata per soddisfare esclusivamente le loro esigenze. Se tu diventi un problema, puoi essere pure il Papa. Loro ci provano a eliminarti e ovviamente cercano di farlo in maniera tale da evitare di pagarne le conseguenze. Poi, signori, attenzione, premeditare un delitto, in questo caso non gli è stata contestata, dall'altra parte sì. Secondo me c'era anche qua, personalissima cosa, e l'ho anche scritto. Non è che vuol dire commettere un delitto perfetto. Se premedita una persona che non è particolarmente brillante, siccome siamo in streaming facciamo una valutazione un po' più soft, ovviamente non è che il delitto verrà premeditato ed eseguito in maniera perfetta. Guardate i delitti perfetti, tutti questi cugini furbi di Hannibal Lecter in circolazione, io non l'ho visti, e sono 15 anni che faccio sto lavoro, per cui voglio dire, se premedita uno che non è particolarmente brillante, no? E che non ha un'esperienza criminale, quindi non sa cosa davvero vuol dire uccidere qualcuno e che come si sentirà, non pensiate che ci debbano essere chissà quali perfetti meccanismi, insomma, cioè levatevela dalla testa CSI, noi siamo in un altro tipo di ambito, come dico spesso, qui siamo a si nuovo sai è meglio che nuovo fai, no? È un'altra cosa, ok? Non siamo a CSI, ma si nuovo sai è meglio che nuovo fai, cioè, ok? Ok? È un altro tipo di fiction, ci siamo, un po' più reale se calata nella realtà italiana. Certo, per cui questi particolari soggetti sono difficilissimi da beccare. Quello che è stato condannato un mese fa, più circa, l'oculista di Crema, che era Iori, quello che ha ucciso l'amante con la bambina che avevano avuto insieme, simulando un suicidio con le bombole e psicofarmaci, è stato condannato all'ergastolo qualche giorno fa, anche questo era uno stimato uomo di famiglia, padre di famiglia, professionista tra i più accreditati della città, mi pare Crema o Cremona, adesso non mi ricordo più se era Crema o Cremona, e tutti pensavano che fosse una persona proprio cristallina, ha avuto una relazione, c'è nata una ragazzina, no? E cosa ha trovato ben da fare? Lui è andato a comprare le bombole, prendere i farmaci, uccidere entrambe e poi simulare un suicidio. Persona che fino a ieri andava a fare la comunione tutte le domeniche, ci siamo, cioè capite qual è il problema? Non è, cioè, la pericolosità in termini di possibilità di escalation, alcune volte è possibile perché c'è letteratura, quindi lo sappiamo quali sono gli indicatori di escalation, altre volte, cioè Bollas, uno psicanalista inglese molto quotato, relativamente a questa categoria di soggetti, parlava di personalità normoidi, ossia, per farvela breve, soggetti che sembrano normali, integrati, precisi, gradevoli, ci vai a prendere il caffè volentieri, ti fai la battuta al bar, precisi, chiunque di noi, ok, indistinguibile, a cui manca proprio un pezzo d'anima, cioè che non ce l'hanno quel pezzo lì, quindi nel momento in cui non rappresenti un problema va tutto bene, nel momento in cui rappresenti un problema delle belve senza alcuna pietà, ok? Io credo che un criminale davanti a un bambino o una bambina si fermerebbe. Credo che un criminale davanti a un bambino di 20 mesi, una bambina di 4 anni si sarebbe fermato. Un criminale, eh? Un criminale vero. Non sempre, ma nella media credo che un criminale, cioè una persona avvezza a vivere di crimine, intendiamo questo per criminale, cioè uno che vive di crimine, cioè che si dedica al crimine di vario tipo, probabilmente davanti, cioè un codice ce l'hanno, un codice ce l'hanno, questi non ce l'hanno, però è abbastanza raro che coinvolgano bambini nelle loro attività. Voglio dire, anche nel Salento sono state uccise bambine di un anno, due anni, da persone appunto appartenenti al, cioè tipo Parabita. No, ma per carità, succede anche lì, però diciamo, il criminale, cioè criminalità organizzata, quindi che ne so, la 'ndrangheta, sì, Sacra Corona, la mafia, complementando, cioè deve proprio succedere qualcosa di particolare perché una donna o un bambino vengano coinvolti in una mattanza di questo tipo. Questi sono e poi è gente comunque che cresce in un background violento e che ha un codice di riferimento violento. Qua parliamo di gente che fino a ieri stava al lavoro in giacca e cravatta preciso e che non ha mai dato segni di particolare problematica. Poi l'elemento di gravità ulteriore in questa vicenda, che è ancora per certi versi peggiore delle altre, è che questo signore lo fa non perché ha un'altra storia,
perché di quelli con altre storie me ne sono capitati nella mia esperienza personale come consulente tecnico una marea, ed è un elemento di criticità enorme, ve lo posso assicurare. Ma questo addirittura se ne libera prima, con l'obiettivo di non avere problemi nel caso in cui iniziasse un'altra storia, che è una roba, senza contare che poi sembrerebbe che siano usciti anche problemi di eredità, perché ci sarebbero anche delle polizze assicurative sulla vita della moglie. Quindi, no? Quindi è una situazione ancora peggiore da questo punto di vista. Lei mi dice, ma questa è una personalità sana? Io posso dire che è una personalità che regge dal punto di vista della capacità di intendere e di volere. Sana mi rifiuto di tenerla tale, perché mi preoccuperei per il resto dell'umanità, insomma. E quindi, diciamo così, concorda con quanto diceva, diciamo, Gaetano De Leo. Lui diceva, cioè, quando... per quanto riguarda la pericolosità sociale, è come tirare con la monetina. Se non la guardi in un processo, cioè, è come tirare con la monetina. Sì, cioè... Sostenere che una persona che ha già ucciso o che si presume abbia già ucciso, se ucciderà ancora. Guarda, io ho visto che come elemento personalmente mi porta a valutare una persona come pericolosa, nelle diverse valutazioni che ho fatto di questo tipo, riguardava specificamente reati di matrice sessuale. Quando trovo un reato che si poggia su una pulsione come quella sessuale, abnorme, su cui è difficilissimo, tu sei psicoterapeuta, no? Mi insegni, difficilissimo intervenire in termini di riduzione di questo tipo di, diciamo, di situazioni, anche farmacologicamente, lì la pericolosità ritengo sia possibile misurarla in termini predittivi in maniera affidabile, perché abbiamo moltissima letteratura, quindi per tipologia di reato... Stiamo parlando di pedofilia, per esempio. Certo, la pedofilia, certo. Cioè, il child abuser tipico, che ha alle spalle una serie di esperienze di questo tipo ed è un preferenziale, cioè un orientamento sessuale specificamente rivolto nei confronti dell'infanzia, con diverse target possibili, e ha fantasie ricorrenti in quel tipo di canale, quello ricade al 100%. Lo ritengo assolutamente pericolosissimo. Poi c'è il pericoloso trattabile e c'è il pericoloso non trattabile. Se io ho un pedofilo demente, è chiaro che è pericolosissimo e non trattabile, perché non ha gli strumenti per poter lavorare con questo tipo, anche in una possibile, no, storia di recupero con i trattamenti che sono attualmente più disponibili, cioè di rinforzo dell'evitamento dello stimolo fondamentalmente, no? Però dipende, c'è quello invece più strutturato e magari che ha ceduto perché c'era una situazione che ha fatto precipitare la sua condizione e quindi l'ha reso in maniera situazionale un predatore. In questo caso bisogna verificare, perché magari c'è una percentuale di trattabilità che non è, e quindi che lo rende meno pericoloso. Però dipende, lì, ripeto, però se c'è una pulsione, soprattutto di natura sessuale, abnorme, normalmente io mi pronuncio per una piena pericolosità. Insomma. Sul resto, sull'omicidio, io ho visto che sono un unicum nella vita di queste persone. Cioè la Franzoni, per intenderci, no? Abbiamo parlato della Franzoni, tutti gridano lo scandalo, allora... Se noi entriamo nel discorso del fatto che obiettivamente è una vicenda particolare, siamo tutti d'accordo. Questa è una signora che viene condannata a 16 anni in via definitiva, 3 sono stati indultati, ha goduto dei benefici carcerari perché è stata una detenuta modello e di conseguenza, avendo scontato metà della pena sulla base, diciamo, computando anche i benefici, in carcere il suo legale giustamente ha chiesto una misura alternativa, no? Anche in virtù di quello che è un orientamento attuale molto sentito, quello di liberare le carceri perché c'è sovraffollamento, quindi quando si può si manda a casa. In questo caso la struttura familiare reggeva, lo spazio ce l'aveva, i due figli, uno ha 18 anni ormai, l'altro ne ha 12 mi pare adesso. La prima perizia la valutava pericolosa socialmente, io lo dissi, cioè non capisco proprio su quali basi, perché cioè questa è stata 4-5 anni a piede libero prima della sentenza definitiva, quando è entrata in carcere. Nel frattempo ha avuto un altro figlio e ha gestito un asilo con bambini del paesino dove si è trasferita, ok? Non mi pare che siano accadute cose particolari, quindi per tipologia di assassino, io ho tutte le carte della vicenda, so che cosa ha fatto lì, e per quello che vi dico, non credo che questa donna sia mai, insomma, a meno che non si ripresenti in una serie di circostanze, in un unico temporale particolare, come quella volta, io non credo possibile che questa donna possa reiterare comportamenti violenti. E credo che indubbiamente la famiglia sia anche in grado di gestirla meglio di quanto probabilmente non è successo all'epoca dell'omicidio, che io ritengo lei abbia commesso pienamente. Però, cioè, come fai a fare una valutazione predittiva
sostenendo che è pericoloso, su quale base è pericoloso? Solo nel processo, cioè solo in un processo. Cioè non ha dato più segni di squilibrio di nessun tempo, di nessun modo, non ha dato segni di alterata percezione della realtà, non ha dato alcun tipo, cioè alla fine noi dobbiamo pronunciarci su quelle che sono delle informazioni che devono passare il vaglio di una metodologia specifica. E quella non possiamo bypassarla al nostro uso e consumo, ci siamo. La metodologia e la scuola di pensiero, la letteratura scientifica prodotta su questo tipo di aspetti, ci dice che non possiamo valutarla pericolosa. Assolutamente, 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 assolutamente. Leviamoci dalla testa il minority report, ci siamo, cioè leviamoci dalla testa che possiamo prevedere sempre, a volte sì, con successo, ma se ci sono determinati scenari, diversamente, perché se hai davanti personalità come questa che vi dicevo di Iori, piuttosto che Parolisi, piuttosto che come sembra questo Lisi qui, e ce n'è di gente così in circolazione, signori, ce n'è, mi incrocia le dita, perché non è per niente facile, i primi a essere sconvolti sono i familiari della moglie, perché si è sempre comportato come un genero modello. Quindi questi sono quelli che angosciano ancora di più, perché si riescono a mimetizzare perfettamente in mezzo a tutti gli altri. Sembrano persone non solo normali, gradevoli, ci siamo, eppure sono in grado di fare cose che probabilmente qualcuno di noi forse ha visto in qualche film dell'orrore, ma di quelli anche forse di peggior, hai capito? Cioè una roba esorcista, insomma, no? Eppure, vedete com'è? Se ha ragione Bollas, il che insomma sarebbe alquanto inquietante, ma non mi sembra tanto lontano dall'essere vero, te ne accorgi solo purtroppo quando manifestano la loro reale natura, e a quel punto è veramente troppo tardi. Quindi meglio diffidare, tornando a noi, meglio diffidare delle apparenze, quindi attenzione anche lì, perché fermo restando che il nostro è un paese che tollera in maniera assolutamente inconcepibile la violenza sulle donne. Cioè c'è una sostanziale accettazione, tant'è che l'ONU più volte ci ha bacchettato proprio per questo, perché alla fine probabilmente qui noi presenti oggi, vabbè io lo faccio per lavoro, ma probabilmente voi presenti avete qualche nozione, qualche notizia di qualcuno che conoscete che ha qualche problema in famiglia, che qualche volta qualche schiaffo lo prende, ok? Però probabilmente continuate tranquillamente a fare finta di nulla, e probabilmente col marito o partner maschile in questione, che è quello che gli schiaffi li dà, continuate ad andare al bar a prendervi il caffè o a giocarci a biliardino, ok? Senza grossi problemi. Considerate che questo è uno dei principali elementi che irrobustisce i carnefici, eh? Sapere che tanto nessuno ci mette il becco in questo tipo di vicende. Quindi badiamo anche a questi aspetti, insomma. Allora, andando, questo l'abbiamo visto, allora, questi tipi di considerazioni non sono rivolte soltanto ai ragazzini, sono rivolte a tutti coloro che utilizzano questi sistemi. Perché? Perché questo tipo di problematica può riguardare tutti, cioè l'uso in maniera, diciamo, non corretta di questo tipo di sistemi non è che ha impatti solo negli under 18, gli impatti ce li ha a 360 gradi. Quindi, prima di scrivere un post e confidare i più vostri reconditi e intimi segreti, malesseri, desideri su questo tipo di piattaforme, magari da oggi un pensiero in più, fatecelo, trattenetevi. Questo pollice opponibile, fermiamolo un secondo, No, perché gli partono i lì, cioè gli invii come se nulla fosse, d'accordo? Cioè, fermiamoci dicendo a chi ne stiamo parlando? No, non siamo noi allo specchio, Siamo davvero così convinti che vogliamo che quello di cui non sappiamo nulla sappia che a noi oggi ci erode proprio? Perché non ci è andata come volevamo? Siamo proprio così sicuri di volere dire a tutto il mondo che abbiamo voglia di evadere, di scappare via? Cioè, siamo proprio così sicuri che a questa gente gli debba interessare quello che mi passa per il cervello? I pensieri più reconditi e intimi? Cioè, rifletteteci, a chi lo stiamo dicendo? A chi? E dopodiché forse se guardi un attimo le foto di quelli dei tuoi amici su Facebook ti passa la voglia di comunicare. Fate sto tentativo, vedrete che è molto molto utile, insomma.
ciò che posterai, vi dicevo, verrà usato contro di te. Non si dovrebbe mai dire o pubblicare nulla sulla propria bacheca che vada contro il proprio lavoro o scuola. Altra cosa dove parecchi, anche in Italia, sono stati bastonati, anche perché, vedete, la terza cosa che non vi ho detto prima, che non solo amiamo farci i fatti degli altri e misurarci, no, con gli altri, ma amiamo in qualche modo far la spia, perché il terzo elemento è quello. Quindi anche se voi pensate che non ci sia nessuno tra i vostri amici che andrebbe in maniera subdola e infame a raccontare al vostro capo, alla vostra maestra, al vostro professore quello che avete scritto, ve lo trovate puntualmente invece questo signore qua, che non vede l'ora di crearvi un problema. Perché magari il giorno prima avete vinto una partita contro di loro, oppure perché avete la maglietta migliore, il paio di scarpe che sognava di avere, non lo so, perché avete il giusto colore delle nuance dei colpi di sole, che lui non, che lei non riesce a ottenere. Per le motivazioni più assurde, vi trovate questa informazione che arriva dritta dritta a chi non dovrebbe arrivare. Ci siamo? Non siamo in un mondo di gente che si fa i fatti suoi, l'avete capito questo, sì? Poiché potrebbe capitare che il datore di lavoro, professore, controlli le pagine, oppure che qualcuno queste informazioni le mandi direttamente. Essere su Facebook e parlare con i propri amici non dà il diritto di dire ciò che si vuole, e soprattutto guardate che la giurisprudenza chiaramente ormai si è espressa a tal riguardo, la diffamazione su Facebook è considerata aggravata. Ciò significa che, insomma, se vi pinzano con le mani nella marmellata, ci sono anche problemi di natura penale e civile, qualche soldino se ne va, d'accordo? Tra le pieghe del social network si nascondono una serie di comportamenti disfunzionali che non sempre vengono immediatamente individuati, dal cambiamento di identità ai comportamenti aggressivi, troll, cyberbullying, stalking, alla violazione e all'abuso dell'informazione. Questa è la regola, questa è la base, ok? Probabilmente ciascuno di voi è stato vittima di questo tipo di comportamenti, consapevolmente o inconsapevolmente. Due componenti, l'anonimato o presunto tale e il desiderio di riconoscimento rivalsa che la struttura del social network è in grado di amplificare. Perché? Perché forti del gruppo d'appartenenza, sappiamo benissimo cosa fa il gruppo d'appartenenza, è un po' come quando eravamo ragazzine, insomma, con i nostri amici, quando c'eravamo i nostri amici eravamo più forti, no? Più strutturati. È la stessa cosa, lì pensiamo che tutti siano dalla nostra parte, per cui valangate le situazioni contro Tizio, Caio e Sempronio e di conseguenza amplificazione della portata, effetto virale delle comunicazioni, totale assenza di controllo di dove vanno queste informazioni, uguale guai. Questo è la stessa cosa, noi ci sentivamo spalleggiati nel quartierino, lì ci sentiamo spalleggiati perché, ah, bravo, hai ragione, ah, quello è proprio uno stronzo, sì, mi piace, capito? Questo è, e la gente perde completamente il senso della realtà. È un attimo, guardate che è una situazione veramente particolare. Se dovete risolvere delle controversie, evitate di farlo lì. Se siete attaccati da qualcuno che vi diffama, salvate tutto, denunciate, non rispondete. Capisco che la frustrazione vi assalirà, ma vi assicuro che quando poi la questione, se decidete di denunciare, la questione poi sarà decisamente a vostro favore, l'assenza di un vostro riscontro. O se dovete rispondere, sinceratevi di farlo nella continenza di ciò che potete dire, senza scadere nel penale a vostra volta. Allora, i fenomeni di dipendenza, vi dicevo, l'abbiamo visto. Altre mode pericolosissime. Net nomination, l'avrete sentito dire, no? Sta prendendo campo anche in Italia, insomma, no? Ti nomino, bevi alla goccia e poi a sua volta lo dice qualcun altro. Se sto giro di questioni che alla fine si sdraiano tutti, no? E non si capisce bene quale sia l'obiettivo fondamentalmente. E poi devono postare i video che bevono fino alla goccia al drink, che se no non vale. D'accordo? Quindi è un circuito di questo tipo, è la nuova moda. E poi, naturalmente, il caro sexting. Perché sono spesso associate queste due cose, sexting e cyberbullismo? Perché tipicamente dall'uno si scivola molto, molto progressivamente, molto rapidamente nell'altro. Proprio perché la messa a disposizione di contenuti sessualmente espliciti è terreno altro che fertile, oltremodo fertile, per poi poter avere in pugno, no, la reputazione virtuale, ma assai reale,
della vittima in questione, normalmente che succede? La persona viene cede materiali di questo tipo, lo divulga volontariamente, senza contare che poi molto spesso rientra anche nella fattispecie la divulgazione di materiale pedopornografico, che dal punto di vista penale non è proprio una passeggiata di salute, anche nei confronti di soggetti minori che hanno compiuto i 14 anni. Ok? Quindi questo, ripeto, sarà poi, lo passiamo rapidamente, che poi questo lo gestiamo specificamente. Mi sa domani a questo punto, perché sono quasi le 7. Questa la vediamo tutta domani, che sul, così facciamo il sexting in maniera precisa e di tutto, su un'altra presentazione. Altri scenari, che sono scenari assolutamente ormai oltremodo concreti, di altri social, dove effettivamente è il regno indiscusso di ragazzini totalmente privi di qualunque tipo di monitoraggio o di moderazione, per cui lì considerate che la maggior parte dei casi dove si sono concretizzati i casi di cyberbullismo peggiori si sono verificati qui, su questo social network. Comprese anche la ragazzina che si è uccisa a Cittadella, quella ragazzina che poco tempo fa si è uccisa a Cittadella suicidandosi, buttandosi, insomma, precipitando da, mi pare, 15° piano, se non vado errata, era stata ferocemente attaccata proprio su questo social, l'avevano distrutta, demolita dal punto di vista psicologico, perché lei aveva esposto dei suoi stati d'animo negativi, perché era sofferente in quel periodo, e una serie di ragazzetti e ragazzette, insomma, evidentemente non particolarmente ben cresciuti e ben educati, l'hanno massacrata di commenti assolutamente denigratori, insulti, inviti a uccidersi, veri e propri, e alla fine questa ragazzina, i cui chiaramente strumenti personali in quel momento erano fortemente deficitari, ha deciso di seguirle quelle indicazioni. E guardate che di casi di questo tipo che hanno preso proprio campo all'interno di o pagine Facebook su cui sto lavorando e social network di questo genere, io ho un account lì ovviamente undercover, mettiamola così, perché sto monitorando alcuni ragazzini che sto seguendo che sono fortemente messi in crisi dai contenuti e non c'è verso di farli uscire da lì, non c'è verso. Perché comunque è un sistema che si basa sulla popolarità, quindi quanto sei cool, quindi anche sui mi piace in buona sostanza, più cresci in termini di mi piace, più diventi visibile all'interno del sistema, no? Solo che per riuscire ad avere questi mi piace, i contenuti che devi postare sono ovviamente, cioè qui è proprio il regno del sexting minorile, assoluto, fondamentalmente, e non solo qui, ma qui in particolare, perché non c'è alcun tipo di... è molto difficile trovare degli adulti, a meno che non siano adulti interessati a contattare in maniera piuttosto subdola queste ragazzine e questi ragazzini, però ripeto, è un mondo violentissimo, cioè uno resta sconcertato dal livello di violenza di questi ragazzini tra di loro, cioè un rigurgito della peggior risma di situazioni è all'interno di questo sistema ed è ad oggi totalmente sottostimato il livello di rischio che corrono i ragazzi su questo tipo di sistema. Come funziona? In buona sostanza, vi dicevo, ti iscrivi, devi condividere contenuti oppure immagini o video, in base a questo il rating sale in base a quanti mi piace, quanti cool ricevi, dopodiché più sali più hai la possibilità di fare altre cose e accesso a altri tipi di opzioni nel sistema e quindi è una sorta di piramidale, no? Di sistema piramidale all'interno del social. La media degli iscritti non raggiunge nemmeno i 18 anni, il profilo tiene conto delle risposte date e dei mi piace alle risposte, più alto il numero delle risposte piaciute più si è cool e quindi si cresce, diciamo, nel rating del sistema e non, in un certo momento sembrava che Twitter in qualche modo interagisse a sostegno di questo sistema, ma ultimamente ha fatto un passo indietro evidentemente nella consapevolezza che qualcosa non quadrava. Questo è un esempio della schermata che trovate trovate veramente di tutto, cioè le foto sono foto molto, molto esplicite e la maggior parte delle richieste e delle offerte sono di natura sessuale che vengono offerte, ripeto, da ragazzine molto piccole, parliamo comunque di ragazzini sotto i 18 anni in media, quindi anche di bambini 12, 13, 14 anni. Cosa indossi in questo momento? Pantaloni trasgressivi, stivali e cardigan, mi dai il tuo numero e gliel'ha dato. A che età farai sesso? Innanzitutto io non farò sesso ma farò l'amore, poi a te cosa interessa, quanti anni lo farò? Cioè questa è la
conversazione tipo, insomma, che trovate. E come proteggersi? Queste sono indicazioni di massima che trovate, insomma, anche nei siti che danno indicazioni soprattutto ai genitori e quant'altro. Ai ragazzini questo tipo di indicazioni fanno fresco, ve lo specifico, perché ritengono di essere in grado di gestire tutto, compresi gli scenari più rischiosi. Purtroppo hanno torto, ma lo scoprono solo quando è troppo tardi. Considerate che ad oggi molte molestie avvengono anche attraverso WhatsApp, e molti ragazzini hanno WhatsApp. Nei gruppi di WhatsApp, chiaramente questo sistema della fusion con Google, con Facebook, si sono trovati chiaramente indirizzi di questo genere. Molti di questi ragazzini hanno centinaia se non migliaia di amicizie nei loro profili, di gente di cui non sanno nulla, molti dei quali sono adulti, dichiaratamente adulti. Quindi già il fatto stesso che un adulto chiede l'amicizia a un ragazzino di 15, 13, 5, 14, 13 anni, una ragazzina e quant'altro, qualcosa di, a mio modo di vedere, molto sospetto. Se avete dei figli, cercate di capire quanti profili hanno e che gente gira in questi profili, perché molti, diciamo, dei contatti iniziali avvengono proprio attraverso i sistemi più accreditati, tra cui Facebook, tra cui Ask, tra cui le web chat più utilizzate. Qualche tempo fa c'era MSN, adesso c'è praticamente WhatsApp, e naturalmente attraverso i siti comuni, assolutamente normali, che danno servizio di chat relativamente a determinati tipi di argomenti, tipo, che ne so, la Barbie, quindi siti della Mattel, siti di alcune tipologie di prodotti per i bambini, alcuni indumenti particolarmente ricercati, perché anche lì, siccome ci vanno i bambini, ci vanno anche questo tipo di soggetti, chiaramente a fare la ricerca. E la cosa drammatica è che non serve neppure che dicano di essere bambini mentendo, perché molto spesso, anzi, anche mostrandosi subito adulti e subito interessati a questioni sessuali, ricevono purtroppo riscontro da parte di questi ragazzini, che comunque, anche se in maniera magari non positiva completamente, rispondono, e purtroppo questo è l'elemento che gli apre la strada in maniera purtroppo molto molto agevolata. Limita le foto pubblicate, rendile visibili solo agli amici, ma ripeto, limita le foto pubblicate. Non accettare richieste di amicizia da parte di sconosciuti, e questo, come vediamo, non lo facciamo nemmeno noi, perché riteniamo in maniera erronea comunque di essere in grado di proteggerci, e non è proprio così. Evita di pubblicare notizie personali di matrice politico, religioso o sessuale. I dati relativamente alla propria sfera intima, orientamento sessuale, orientamento religioso, gusti personali, notizie relativamente alla propria situazione sentimentale, io vi suggerisco vivamente di levarli. Foto dei vostri figli, anche se in condizioni apparentemente normali, a spiaggia e quant'altro. Voi vi stupirete, insomma, penso che Cervellini qualcosa vi abbia detto, se no ve lo dico io, cioè, l'idea di quanti nei computer dei pedopornografi, quanta roba di quel tipo troviamo, che vanno tranquillamente a pescare su, poi ci fanno i loro film sopra, no? Però l'idea che un vostro figlio possa essere utilizzato per carburare una fantasia perversa, credo che possa anche essere una roba abbastanza spiacevole, insomma. Quindi valutiamo anche sotto questo profilo il da farsi, fondamentalmente. E questo è un po' quello che volevo dirvi oggi. Ci sono domande? Domani ci concentriamo sul sexting e facciamo una bella panoramica su quello che succede regolarmente in questo tipo di questioni, insomma, soprattutto con gli strumenti principali. Perché vi darò queste indicazioni? Perché la maggior parte dei genitori non sa nemmeno dell'esistenza di questi sistemi, e magari, ma cos'è Snapchat? Quello ti dice, no, ma una, mamma, una roba, un gioco, non è un gioco, proprio per niente, insomma, no? O altre tipologie di applicazioni che domani vi mostro, ok? E attenzione agli spacciatori di pseudosicurezza. Abbiamo finito? Yes! Nessuna domanda? Abbiamo 10 minuti. 10 minuti. Se c'è a me me li pagano comunque, quindi. fatemeli guadagnare, insomma. No? Ma tu? Si alza per prima la manina. Uno a caso, eh? Ci sono. Prego. Allora, prima abbiamo parlato della personalità di un ipotetico criminale o stalker, no? E hai detto che probabilmente qualcuno anche di noi avrà conosciuto un familiare, un amico che usa violenza nei confronti del proprio partner.
e ovviamente il suo punto forza è proprio quello di sapere che noi non parleremo, no? In quel caso invece noi cosa dovremmo fare? Qual è il nostro atteggiamento? Con il nuovo ordinamento, con il decreto femminicidio, insomma, abbastanza discusso e criticato, è vero, però una cosa interessante c'è, ossia c'è la possibilità di farsi portavoce, quindi di fare una segnalazione, attenzione, non anonima, la fonte resta riservata, cioè le forze di polizia non riveleranno l'identità di colui o di colei che farà la segnalazione, però naturalmente alle forze di polizia deve giungere una segnalazione da una persona che ha un nome e un cognome, okay, che si identifica, e questo è possibile far partire un accertamento più ampio, no? Anche senza che la vittima in prima persona possa, diciamo, rivolgersi alle forze di polizia. Questo è indubbiamente un aspetto importante. Chiunque, a qualunque titolo, lo può fare, segnalando chiaramente una situazione che conosce essere critica sotto questo profilo. E sulla persona diretta? In che senso? Sul potenziale criminale o il partner? Sul potenziale criminale vi conviene lasciar perdere ogni intervento, non è questione. Meglio intervenire sulla vittima, cercando di aiutarla a prendere la consapevolezza di quello che sta accadendo, del fatto che quello che le accade è un reato grave e che se vuole può ricevere aiuto. Peraltro, voglio dire, esistono diversi centri antiviolenza, uno l'abbiamo inaugurato proprio a casa tua, fondamentalmente a San Nicola l'anno scorso, e realtà di questo tipo sono un toccasana, proprio, sono sentinelle preziose sul territorio per poter aiutare questo tipo di persone. Può andare al centro antiviolenza. Andare al centro di violenza non vuol dire denunziare, se non lo vuole fare, però vuol dire iniziare un percorso di liberazione fondamentalmente, che è fondamentale. Poi più avanti magari sarà in grado di poter anche prendere consapevolezza di quello che vorrà fare, però è molto importante intercettare la vittima il prima possibile, perché più si incardina la condizione di violenza sistematica, più è difficile farla uscire da certi circuiti, perché diventano normali. Noi abbiamo la possibilità di in qualche modo abituarci a tutto come specie. Un adattamento alla patologia. Esatto, quindi siccome esiste questo, bisogna cercare di intervenire per rompere quel meccanismo, perché diversamente quella donna resterà probabilmente in quelle maglie, soprattutto se la situazione raggiunge certi limiti, ma non, diciamo, non particolarmente evidenti, rischia di rimanere lì vita natural durante, perché è troppo terrorizzata per solo pensare di andarsene. Grazie. Prego. Allora, signori, ci vediamo domani.